WRN presenta Border Nights, la notte ai confini. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
Allora, amici, ci siamo. Sono le 22:36, scusate, ma stasera è accaduto veramente di tutto. E è una serata però sicuramente energeticamente difficile, adesso vi spiegherò anche perché, e che so che ci sono problemi, stati problemi anche nella trasmissione che Stefania Nicoletti fa, anche lei il martedì, e quindi insomma siamo un po' impazziti in questa mezz'ora in cui eravamo partiti in ritardo, poi c'è stato un nuovo crash nei collegamenti e adesso ci siamo noi, quindi siamo in grosso ritardo. Comunque Border Knights, la notte ai confini, perché vi dicevo che energeticamente è una notte difficile. Sapete che Paolo Franceschetti è molto vicino in queste ore a Mariangela, così l'ha chiamata nell'articolo sul suo blog, e ovviamente doveva essere con noi questa sera anche Paolo Franceschetti. Mi ha informato con un messaggio proprio in tarda serata che purtroppo le condizioni di Mariangela si sono notevolmente aggravate, sta molto male, e quindi capite che Paolo non può essere con noi in questo momento. Tra l'altro dovevamo collegarci con una clinica di Napoli dove si è trasferita Mariangela, Paolo l'ha seguita, era in camera con lei, quindi dovevamo fare anche un collegamento con la camera dove si trovava Mariangela con Paolo Franceschetti. Paolo aveva chiesto a Mariangela se, ecco, magari le faceva piacere che Paolo comunque partecipasse anche in questa situazione un po' difficile. Lei ha detto assolutamente, insomma, che Paolo doveva essere con noi questa sera, e però le sue condizioni si sono notevolmente aggravate e di conseguenza Paolo ovviamente l'accompagna anche in queste ore difficili, potrebbero essere anche quelle chiaramente del suo viaggio, ci auguriamo, verso altre esperienze, altre vite, altro amore, che lo possa trovare anche nelle altre dimensioni dove ci immaginiamo possa andare. Quindi siamo tutti comprensibilmente vicini a Paolo Franceschetti, un abbraccio a lui, e quindi cercheremo comunque di portare avanti questa notte, anche se chiaramente gli appuntamenti che avevamo preso slittano, e quindi tra qualche istante dovremo collegarci con il senatore Bartolomeo Pepe, che era stato eletto con il Movimento 5 Stelle e poi è stato invece è uscito, diciamo, dal gruppo, magari ci spiegherà anche perché, ed è andato nel gruppo misto. È una persona che, tra l'altro, c'è questo convegno a fine maggio in cui ci sarà anche Paolo Franceschetti, Caro Tenuto, Solange Manfredi, proprio al Senato, in cui si parlerà anche lì, insomma, di organizzazioni occulte, ma con lui poi parleremo anche, credo, di tematiche ambientali, dove è molto impegnato, e magari avremo anche una testimonianza diretta del Movimento 5 Stelle, di quello che è, perché finora, insomma, abbiamo avuto, diciamo, commenti da chi lo osserva dall'esterno. E poi chiaramente avevamo anche previsto Silvano Agosti, che in questo momento regista, che insomma dà sempre degli spaccati di grande verità per quanto riguarda la società in cui ci troviamo. Lui si trova, a proposito di trovarsi, in Sardegna in questo momento, dove viene proiettato in questi minuti il film, uno dei suoi film. Poi segue il dibattito, lui addirittura ha detto facciamo il collegamento durante il dibattito, e quindi vedremo se riusciremo a fare questo collegamento. Tra l'altro saranno due collegamenti telefonici, quindi speriamo che tutto vada bene. La frase, io scommetto che almeno uno dei due dirà vi sento male, speriamo di no. E poi nella seconda parte, anche a questo punto sarà anche tra poco, dopo le 23, ci raggiungerà anche Stefania Nicoletti, appunto, che questa sera mi accompagnerà poi fino all'una insieme a voi. Insomma, stasera davvero, anche se abbiamo avuto questi problemi, però dobbiamo davvero essere tutti vicini, perché per queste ore che sta vivendo Paolo, per questa situazione. E allora quando
ho visto tutta questa serie di problemi tecnici all'improvviso, cose mai accadute fin qui, a parte quella volta che non funzionava il microfono all'inizio, però insomma ho detto vuoi vedere che forse è meglio che stasera la trasmissione la facciamo, no? Perché sembrava veramente un rincorrersi di contrattempi, di imprevisti, di situazioni paradossali che sono accadute. Mi è partita anche la storica cuffia questa sera con la quale avevo fatto credo tutte le puntate di Border Knights. Che volete fare? È così, è così. Allora, siccome come ho detto dobbiamo essere questa sera vicini vicini a Paolo, e allora questo brano si chiama proprio così, vicino vicino, e poi tentiamo di collegarci con il senatore Bartolomeo Pepe tra poco.
Non farmi più dire, oh, se tu fossi qui, oh, se tu fossi qui. E beh, quando si arriva vicino vicino, diciamo che davvero a volte ci si può sentire fortunati, quando si va vicino vicino a una persona, quando si riescono a instaurare certi legami. Allora, Border Knights, serata così, un po' così, adesso vediamo di rimetterla in sesto con il collegamento che adesso tentiamo di effettuare con il senatore Bartolomeo Pepe. Chiaramente sono saltate tutte le tabelle cronometriche e quindi ci aspettiamo di tutto. A questo punto ci aspettiamo di tutto, tutto quello che fin qui non si è creato, realizzato, diciamo che potrebbe. Allora, buonanotte intanto a Bartolomeo Pepe, buonanotte. Buonasera, buonasera Grazie, grazie di a essere. tutti. Grazie, scusi il ritardo, ma abbiamo avuto questa sera tanti problemi tecnici. Comunque ci fa molto piacere essere insieme. Io partirei già. Abbiamo letto sul blog di Paolo Franceschetti, che in questo momento, ovviamente, purtroppo ha altri problemi. E come ricordavamo, sta seguendo questa sua cara persona all'ospedale di Napoli. Non è con noi questa sera. Però abbiamo letto sul suo blog che c'è questo convegno, no? Il 29 di maggio, se non sbaglio, al Senato. Sarà molto interessante. Sì, abbiamo organizzato un convegno con Paolo e altri relatori, tra cui Fausto, Caro Tenuto, c'è anche Solange Manfredi e non ricordo, un altro deputato Zaccagnini. Ecco, di cosa si parlerà? Ma si parlerà di praticamente di come la società è condizionata da alcuni poteri, tra cui molto probabilmente la massoneria fra questi. Noi spesso abbiamo parlato proprio anche con Caro Tenuto, con Carpeoro, no? Con tanti, diciamo, relatori. Abbiamo parlato proprio del Movimento 5 Stelle, di quale poteva essere, no? Il ruolo anche sottile, ovviamente inconsapevoli per magari chi è stato eletto appunto tra le fila di questo movimento. Ecco, dopo averne fatto parte, adesso tu sei nel gruppo misto, se non sbaglio, giusto? Sì. Ecco, dopo averne fatto parte, che giudizio dai del Movimento 5 Stelle dopo averlo visto all'interno, soprattutto ovviamente per le due figure chiave di Grillo e Casaleggio? Ma diciamo, oddio, ci sono diversi aspetti molto interessanti. Quello che praticamente si nota è che praticamente poi insomma, la struttura sta selezionando persone che non hanno un vero e proprio radicamento sul territorio e questo fa sì che il Movimento 5 Stelle in qualsiasi momento può scomparire dall'oggi domani perché sono legati fortemente ai due guru di Beppe e di Casaleggio. Che hanno creato una vera e propria struttura che diciamo molto rigida per certi aspetti, però comunque che funziona anche dal punto di vista di marketing. Una struttura, ecco, secondo te la finalità poi, no, con cui è nato il movimento, diciamo, è una finalità poi comunque al di là dei limiti che ovviamente può avere come tutte, diciamo, le organizzazioni, no? Ma la finalità con cui è nata, secondo te, è comunque alla fine positiva, oppure come qualcuno vede invece il ruolo poi del Movimento 5 Stelle è stato quello poi, no, di portare anche qualche valore così, di ulteriore confusione sulla scena politica e poi permettere poi l'accordo PD-PDL? Ci sono varie ipotesi a riguardo, certo che bisogna un attimino vedere gli effetti sono quelli che poi hanno portato a un accordo tra PPDL, ma che di fatto già c'era. PD e PDL hanno sempre lavorato come dire, in simbiosi, solo che praticamente esternamente questa cosa non era percepita, no? Adesso invece praticamente questo c'è stato appunto questa aggregazione che di fatto era l'unico sistema per cercare di controbattere, almeno apparentemente, il Movimento 5 Stelle.
Hai parlato prima, no, della massoneria e qualcuno, no, ha detto che Casaleggio, insomma, ne farebbe parte di questi apparati, anche se a parole poi, no, Grillo spesso parla di massoneria, che invece ha contrastato il Movimento 5 Stelle, anche se poi ovviamente quando si parla di massoneria è un'entità talmente complessa, no? Quindi è probabile che anche una parte sia stata contro il Movimento 5 Stelle. Quindi si passa, diciamo, da personaggi che magari lodano, ecco, Casaleggio, come lo stesso Grillo, come altri, e invece altri che lo vedono, insomma, come invece un personaggio molto negativo. Tu, insomma, credo l'abbia anche conosciuto, ecco, che impressione ti ha fatto a livello proprio personale? Ma a livello personale, no, sinceramente non mi ha fatto nessuna impressione, insomma, perché io comunque parto dall'idea che comunque grazie a loro che mi sono trovato lì al Senato, quindi non, in questo senso non posso che ringraziarli, che mi hanno dato la possibilità di fare qualcosa per il mio paese. Il problema è che quando poi cercarlo, credo che lì c'è stato qualche problema, perché non siamo strutturati per risolvere i problemi, siamo solo strutturati per denunciarli. Questo credo che sia anche fisiologico, perché magari siamo anche in uno step in cui non c'è stata una formazione politica e quindi c'è la nostra esperienza. Però questo è quanto. Come si è arrivati poi alla tua fuoriuscita dal movimento? Che cosa è successo? Beh, è successo un po' di roba strana, insomma, quando c'era la possibilità che io andassi nell'ecomafia, perché sono, come dire, credo di essere abbastanza famoso fra gli attivisti, proprio perché mi sono sempre occupato di queste problematiche. Sono anni che vado facendo convegni a denunciare proprio l'intreccio fra servizi, massoneria e camorra, che hanno di fatto portato a un disastro ambientale in Campania. E il fatto che praticamente sia stato fatto di tutto, però questo credo che c'entri poco Gianroberto e Beppe, ma proprio le dinamiche interne, che a un certo punto mi hanno messo in condizione di non partecipare a questa cosa in maniera molesta. Ci sono state diverse votazioni, alla fine insomma, sono riusciti a non farmi andare. Io ho preso dal, come dire, mi ho tirato le conclusioni, visto che non c'erano più le condizioni di lavorare, perché non si rispettavano le regole interne che ci erano date, ma erano regole applicate a geometria variabile a seconda della convenienza. Lì ha scattato una molla in me che mi ha fatto dire basta, e quindi sono uscito. Ecco, tra l'altro, quando si tocca poi, no, questo rapporto, diciamo, tra ambiente, e quindi tematiche ambientali e malavita organizzata, e quindi mafia, è sempre un terreno, insomma, anche pericoloso, no? Non ho capito, scusami, ti ho sentito male, ti ripeto la domanda. Sì, dicevo, quando poi si va a toccare il tema, no, dell'ambiente, e quindi poi il rapporto, no, tra ambiente e mafia o mafie. Ovviamente poi, no, è un terreno anche pericoloso, no? Dove magari entrano in Sì, gioco. no, quello sì. Il problema è che c'è una struttura, ovviamente la struttura è molto forte. Questo diviene anche perché il fatturato, diciamo, dell'ecomafia si aggira legalmente, si aggira intorno ai 20 miliardi nel 2010. Adesso con la crisi economica siamo scesi, ma si aggira intorno ai 15-16 miliardi di euro l'anno. Quindi è una quantità tale di denaro che praticamente la vedo un po' difficile, se consideriamo che, insomma, combatterla. Se noi consideriamo che quota parte quasi il 60%, 60-70% serve per, come dire, ungere quelle ruote che servono per far andare meglio il sistema, solo una minima parte viene incassata dalla malavita organizzata. Secondo te, ecco, tra massoneria e malavita organizzata, ecco, c'è uno stretto rapporto oppure no? Ma basta fare una semplice ricerca in rete. C'è stato un incontro gestito dai servizi, credo negli anni 80,
metà degli anni 80, dove praticamente i servizi girano attraverso la P2, c'è stato un incontro con la Camorra, hanno di fatto pianificato lo smaltimento dei rifiuti tossici. Eh certo. E adesso la tua attività, ecco, al Senato, diciamo, sei una sorta di dibattitore libero, continuerai, ecco, nei temi che ti stanno più a cuore? Sì, diciamo, sarà una sorta di battitore libero, si parla che alcuni fuoriusciti del 5 Stelle si voglia fare un gruppo, se è così è come ritorno all'origine, quindi se ci sarà una sorta di, come dire, di clonazione del movimento stesso, nel parte migliore, la cosa diventa interessante. Ci sono state oggi, no, delle nomine delle cosiddette aziende, diciamo, pubbliche, e da più parti, no, da alcune parti si è detto, è la conferma che, no, certe lobby in questo momento, ecco, sono sugli scudi, e quindi l'apparato che sostiene Renzi, diciamo, è un apparato ovviamente di un certo tipo. Tu che idea ti sei fatto sia su Renzi e su chi ovviamente c'è dietro, chi ha favorito anche la velocizzazione della sua andata al governo? Beh, che idea mi sono fatto di Renzi? Che Renzi è il figlio del sistema e che praticamente hanno deciso di cambiare cavallo. Berlusconi in un primo momento è stato preso lì da poteri forti, tipo il caso Sigonella, dopo il caso Sigonella di Craxi, che ai più ricorderanno che praticamente fu, come dire, il sequestro dell'Arci di Lauro, dove praticamente i palestinesi furono si arresero in Egitto, e quando partì l'aereo per andare a prendere i palestinesi, al suo ritorno fu intercettato dai cacciamericani e fu fatto atterrare a Sigonella. Lì Reagan chiese ai palestinesi a Crack, il quale praticamente da uomo di Stato qual è, non glieli diede, da lì fu decisa dalla massoneria americana, che a sua volta aveva messo Reagan, che praticamente il quadro politico italiano era da rivedere. E quindi nasce Mani Pulite, da lì praticamente ci fu nasce Forza Italia. Quindi praticamente Berlusconi, in quel preciso momento, fu scelto da poteri forti, poi dopo un vecchio hanno deciso di crearlo, e credo che gli stessi poteri forti hanno cambiato semplicemente cavallo, e lo dimostrano i fatti. Renzi è un'espressione di quei poteri, e quindi alla fine è sotto la gita degli stessi, quindi non fa che eseguire gli ordini. Questo è il mio pensiero. Pensi quindi che, ecco, che, diciamo, sia stato scelto anche per aggravare, ecco, parlo ovviamente per il cittadino, certe situazioni, la perdita di altri diritti, diciamo, ecco, da più parti si vede forse il colpo finale, no, a una serie di diritti acquisiti che poi stanno scomparendo, come dimostra anche, ecco, i provvedimenti in economia. L'economia è una materia abbastanza strana e semplice allo stesso tempo. Diciamo che il problema economico in realtà non esiste. La percezione del debito di cui lo si tratta fa sì che praticamente si creano delle anomalie di mercato, ma di fatto noi abbiamo tutte le potenzialità per uscire in qualsiasi momento. Dovremmo ritornare ad avere la nostra sovrana e prendere posizioni, insomma, chiave che possano mettere l'Italia in carreggiata. Quello che si assiste sono soluzioni mediatiche che danno l'impressione che il problema si stia risolvendo, ma di fatto non avviene mai. Chiudo con una frase, no, che Paolo Franceschetti ha scritto nel suo blog di te, no? Dice che la tua presenza in Parlamento, no, è la speranza che la politica possa tornare, diciamo, a quella che poi dovrebbe essere la sua funzione, no? Rappresenti per lui, insomma, l'esempio di vero politico, e si augura che, dice, quando il Parlamento sarà pieno di persone come te, allora veramente ci sarà il cambiamento. Ah, ringrazio Paolo per la stima che hai nei miei confronti. Sì, penso che
se la politica deve essere, se viene fatta col cuore per veramente risolvere i problemi, c'è qualche speranza per il paese. Come diceva Tiziano Terziani, bisogna fare la cosa che più conviene, ma bisogna fare la cosa più. Se tutti ragionassimo in questi termini, il paese credo che avrebbe tutte le chance per ritornare ad essere leader mondiale. Senti, da dentro, perché ovviamente da fuori, no, il Parlamento, ci sono vari luoghi comuni. Ecco, visto da dentro, c'è, diciamo, la parte che non si vede, è una parte, come dire, molto fosca o alla fine, insomma, è come un po' tutti ci si immagina, ecco, i personaggi che girano all'interno. No, allora devo dire la verità, no, mi ha molto colpito il lato umano dei personaggi politici che praticamente io vedevo, cioè nel senso che conoscendo da vicino vedi un lato umano che praticamente non ti aspettavi, no? Cioè, alla fine anche loro hanno degli aspetti, cioè magari credo, Calderò che avevo un'idea, l'ho visto da vicino e ho cambiato completamente idea, però. Un conto è vedere il loro aspetto umano, però da considerare che anche loro sono, come dire, comparse di una messa in scena dove praticamente le file vengono fatte tutte da un'altra parte, cioè la cabina regia non si trova al Senato si ha la sensazione eletta che praticamente tutti bravi, tutti professionali, per carità. Però ho l'impressione di come se tutti recitassero un copione, magari non è consapevole, devo dire la verità, ma di fatto lo fanno, e che qualcuno che magari strida un po' rispetto agli altri, fuori dal coro, non riesce ad andare avanti. Ho l'impressione che se tutti, la maggior parte dei deputati, si rendessero conto di effettivamente di come stanno le cose, si possa veramente fare un po' di linea di prendere il paese in mano. Grazie al senatore Bartolomeo Pepe che è stato con noi e seguiremo ovviamente non solo il convegno, ma anche, cioè, adesso seguiremo ancora più da vicino la tua attività. Grazie mille. No, grazie a te, ciao. Ciao, ciao, buonanotte. Allora, questo era il senatore Bartolomeo Pepe, il primo senatore, credo che sì, che abbiamo avuto, sì, è intervenuto e quindi, insomma, mi pare davvero una persona in gamba. Effettivamente, come dice Paolo, ci può essere speranza per la politica, no? Se alla fine lui ti organizza dentro il Senato un convegno, no? Sulla massoneria, sulle organizzazioni occulte con caro tenuto, cioè porta Franceschetti al Senato, fantastico, no? Lì dobbiamo esserci. Chiederemo di fare una diretta di questa cosa, il 29 maggio mi pare sia. Sì, dai, la dobbiamo fare, la dobbiamo fare. Assolutamente. Allora, le 23:06, allora adesso facciamo una piccola pausa, tra poco. Silvano Agosti, dunque, tenteremo questo collegamento in una situazione tutta particolare, abbiamo detto, perché Silvano Agosti, ci abbiamo parlato in questi giorni, si trova in Sardegna, dove è stato proiettato un suo film. In questo momento dovrebbe essere in corso il dibattito, quindi adesso andiamo a vedere in che area ci colleghiamo. Però, per fortuna, anche i collegamenti telefonici, almeno quelli, questa sera, a parte il brivido iniziale, stanno funzionando ancora bene. Un altro abbraccio a Paolo Franceschetti, che ricordo in queste ore si trova in una clinica di Napoli dove appunto sta assistendo la sua Mariangela e come detto, questa sera le sue condizioni sono molto aggravate e di conseguenza ovviamente Paolo non può essere qua con noi. Avremo Stefania Nicoletti più tardi. Adesso una pausa e poi continuiamo il nostro Border Night.
si chiama Endless Sky. Val di Sabev l'abbiamo ripescato da questa stagione. Poi in realtà questa sera volevo presentarvi un nuovo brano, una nuova entrata, sempre del nostro genere così chill out, un po' triste, però un brano musicale molto bello che mi ha colpito. Sapete che questi brani li ricerco così, anche entrano così spontaneamente, non bussano neanche, entrano così direttamente. Stavo facendo la doccia addirittura e questo brano ha detto: posso entrare? Dico: prego, si accomodi. E mi sono bloccato lì tutto insaponato e ha detto: no, questo brano lo devo subito andare a cercare, lo devo portare in Border Nights. E allora vediamo se dopo riusciamo in questa concitata, un po' triste per la verità, serata. Allora adesso noi facciamo questo collegamento. Durante la pausa mi sono collegato, credo sia un assistente, forse c'è una ragazza che accompagna questa sera Silvano Agosti. Addirittura ci collegano adesso, ve lo devo spiegare questo, ci collegano con la platea di 100 persone dove sta parlando Silvano Agosti. Quindi adesso io richiamo questa ragazza e ci dovremmo essere già collegati con, non solo con Silvano Agosti, ma con la platea. Quindi facciamo un Border Nights live in Sardegna. Accade delle cose veramente particolari, no? Strane. Andiamo a sentire un po' che cosa succede, eh? Sentiamo un po', vediamo un po' se ci siamo. Vediamo un po'. È emozionante, vero? È emozionante, sì. Allora, vediamo un po' se riusciamo nel nostro collegamento. Allora, sono sempre i momenti. Silvano! Pronto? Ciao Silvano! Pronto, sì, sì. Ciao, sento. Eccoci qua. Allora siamo collegati con un po' di persone, giusto? Siete collegati con un po' di persone? Sì, no, tu sei insieme a delle persone, no, in questo momento? Sì, io stavo facendo un incontro qui in Sardegna. Mettimi la voce. Bom, pronto? Sì, io ti sento, ti sentiamo. Adesso senti bene? Sì, sì, ti sentiamo bene. Sì. Adesso un po' meno. Sto saltando in aria, tutto pronto? Sì, sì, vai. Ti sentiamo bene adesso. Ah, registrate? Ma state registrando o è in diretta? No, no, siamo in diretta, siamo in diretta. Diretta, va bene. E di che cosa parliamo? Senti Silvano, io partirei da... ho letto il tuo diario, no, in questi giorni, e ho letto il tuo post, quello che si chiama I due misteri. E il primo mistero, no, inizia così: non è vero che non c'è lavoro, è vero invece che per alcune centinaia di milioni di lavoratori prima occupati nei grandi agglomerati industriali non c'è più l'obbligo né il bisogno di lavorare. Ecco, cosa intendi dire con questa frase? Dunque, guarda, nel mio diario ci sono questi due misteri. Un mistero è quello che non si dice mai a nessuno adesso, che le fabbriche sono automatizzate. L'altro mistero è che io ho chiesto alle Nazioni Unite e all'UNESCO di nominare l'essere umano patrimonio dell'umanità. E il mistero è che pochi o nessun essere umano sembra essere interessato a essere nominato patrimonio dell'umanità. E questo? Sì, esatto. È questo. È questo. Beh, sì, io estendo questa domanda non solo a me stesso, ma a tutti. Come mai la proposta di nominare un essere umano patrimonio dell'umanità lascia così storditi e perplessi gli attuali esseri umani, pur ridotti a dei ruoli? Capisci? Sì, infatti molte persone non sono d'accordo, molte persone sento un po' sento il ritorno della sala. Sentiamo un po' un ritorno audio che dà un po' fastidio. Sentite che cosa? La voce che ritorna? Esatto, sì. Ha fastidio? Sì, un po', sì. Ho capito. Va bene, fammi una domanda precisa su questo argomento. Sì. Perché non l'ho sentita la tua. No, la domanda è questa. No, tu dici che sentiamo molta confusione, però.
Sentiamo molta. Sentiamo il ritorno della sala che è un po' rende difficoltoso l'ascolto. Io non capisco. Guarda, no, io adesso non ho capito la domanda, me la devi ripetere, poi io ti rispondo. Sì, no, ti dicevo, ecco, adesso va bene, adesso va bene. La domanda è questa: tu dici che non è vero che, che molti lavoratori non hanno più l'obbligo né il bisogno di lavorare. Ecco, perché dici questo? Ma lo dico perché tutte fabbriche, grandi fabbriche dove c'erano 200.000, 500.000, 800.000 lavoratori, sono tutte automatizzate. E la macchina ha questa virtù che non si lamenta e lavora volentieri 24 ore al giorno, e sarebbe assurdo da un punto di vista padronale continuare a fruire della classe operaia che ormai è storicamente macilenta. L'uomo senza lavoro come fa a vivere invece? L'uomo come fa a vivere senza lavorare, l'uomo? Ma l'uomo come fa l'uomo a vivere senza lavorare? Ma il lavoro è una condanna, è una cosa oscena, e persino i testi sacri lo dicono che è una punizione, perché l'essere umano ha osato mangiare i frutti dell'albero della sapienza. Ma siamo impazziti, come farebbe a vivere se continuasse a lavorare? L'unica possibilità che vive, vedi, un gabbiano quando ha mangiato i suoi tre pescetti passa tutta la sua giornata a volare, e l'essere umano potrebbe finalmente incontrare degli amici, uscire dalla gabbia oscena della monogamia e avere un numero infinito di amori, di incontri, di confronti, di scoperta del mondo. Come mi chiedi come farebbe a vivere senza lavorare? Ma a parte il fatto che io, da quando sono scappato di casa, ho sempre lavorato solo 3 ore al giorno, e anche nel mio libro Lettera Kirghizia ho descritto un paese dove al massimo si lavora 2-3 ore. Anche oggi si potrebbe risolvere immediatamente il problema della disoccupazione se invece di pagare la gente per stare a casa col sussidio e a lavorare 9 ore se ha un lavoro, facessero lavorare 3 turni di 3 ore l'uno, no? Capito? Tanti sì. Soldi sarebbero gli stessi. Esatto. Evidentemente c'è un progetto di disprezzante volontà di verificare che le persone non capiscono più nulla, e le annuiscono ma non hanno capito niente. Capito? Sì. E calcola che voi vivete in uno stato che si presenta vendendo un prodotto sul quale c'è scritto: caro cittadino, questo prodotto ti uccide, e tutti lo vanno a comprare, capisci? Certo. Vuol dire che la sfida fra una demenza di Stato e una demenza indotta da parte della gente perché non sa più che pesci pigliare, e questo confronto è diventato praticamente impari, capito? Invece no, invece di arrivare, no, verso un'evoluzione, si sta andando invece verso l'esatto contrario, no? Lo sfruttamento cresce sempre di più, si lavora di più e si è pagati di meno, e c'è poca consapevolezza poi, no? Proprio effettivamente. Sì, ma questo di essere adesso iper sfruttati è una vendetta che l'apparato fa, perché negli anni 68-78 si erano fatte moltissime conquiste, tra cui l'equo canone, tra cui la casa in affitto non poteva costare più del 20% dello stipendio, tra cui l'articolo 18, tra cui l'impossibilità di licenziare, eccetera. Capisci? Però, avendo oggi cancellato tutte queste cose, ce n'è una che non potranno mai più cancellare, che è stata una conquista importante di quegli anni, e cioè questa. Se un giorno ci sarà uno storico onesto, dovrà paragonare quegli anni minimo alla rivoluzione francese o alla rivoluzione russa, perché in quegli anni è crollato per sempre il principio di autorità. Oggi ha voglia il sindaco a presentarsi con la faccia tricolore, nessuno gli attribuisce nessun tipo di autorità, capito?
oggi comunque o uno è autorevole o non è niente. Non esiste più il principio di autorità, capito? Sì. Attenzione, arrivano le autorità. Non esiste, non ci crede più nessuno, o no? Eh no, vero o no? È vero, è vero. E tu hai accennato prima, no, a questo paese, alla Kirghizia. Ecco, come funzionano lì le cose in breve? Come sono riusciti, ecco, a creare questo sistema che sembra effettivamente, no, un sistema perfetto? Ma perfetto, è molto semplice. Quando tu regali una casa a ogni persona che ha compiuto i 18 anni, che ha bisogno di un suo habitus sociale, quando tu gli offri due pasti caldi al ristorante per tutta la vita, che lavori o non lavori, e quando i bambini invece di mandarli a scuola li fai giocare fino ai 18 anni, crescendo cioè in virtù e sapienza, come si allude per quanto riguarda il bambino Gesù Cristo che va nel tempio e mette KO tutti i dottori e i sapientoni della sinagoga, avrà avuto probabilmente 8 anni, come il mio bambino qui di D'Amore si vive. Ma la virtù e la sapienza sono innati, sono presenti in ogni essere che nasce. Come diceva un mio grande amico filosofo, purtroppo trascurato, che si chiamava Spinoza, che sosteneva che l'uomo nasce nel pieno della propria sapienza, che deve semplicemente emergere piano piano nell'infanzia, nell'adolescenza e nella giovinezza. E allora si ha questo capolavoro fantastico che è l'essere umano, capito? Sì. Ecco, sì, sì, è giusto, è giusto. Ti leggo un'email che è arrivata da Andrea. Dice: condivido pressoché tutto del pensiero di Agosti, tranne la sua premessa. L'essere umano è un capolavoro, che proprio per le descrizioni... Ah, sì, mi spiego. C'è uno che ha scritto una mail che dice che condivide in tutto il mio pensiero, tranne nella... che l'essere umano è un capolavoro assoluto. Guarda che però devi dire a questo che ha scritto la mail, sì, che io ritengo che oggi l'essere umano è un capolavoro assoluto fino a 2 anni di età, 2-3 anni di età. Ah, ecco. Dopo diventa quello che è, che non è, che è un capolavoro se vuoi. Certo, anch'io visitando gli affreschi di Giotto a Assisi distrutti dal terremoto, vedendo un piccolo angolino, ho detto, beh, da questo angolino si capisce che erano un capolavoro. Anche ogni essere umano porta in sé un angolo del proprio essere capolavoro, per quanto massacrato sia stato dalla scuola, dalla convivenza con la moglie o col marito, dalle difficoltà del lavoro, da quello che Amleto chiama i 1000 triboli dell'esistenza quotidiana. Capito? Sì. Giusto? Giusto, giusto. Ti ho sentito parlare anche in qualche tuo intervento, anche quello che hai fatto poi in piazza durante la manifestazione del Movimento 5 Stelle, no? A un certo punto hai parlato di scuola e poi, no, c'era qualche maestra, si vede che dal pubblico non condivideva, ma per te la scuola, diciamo, il modello scolastico è tutto sbagliato, no? L'approccio. Guarda, la sola riforma della scuola che io pensavo realistica era quella di dire agli insegnanti: vi paghiamo adesso se state a casa. E allora sarebbe stata una riforma fantastica della scuola, perché davvero sarebbero stati in questi ragazzini a giocare, e nel gioco, che è la cultura più antica che ci sia, avrebbero scoperto tutto quello che è necessario scoprire per essere se stessi. Capito? Sì. Io lì a Piazza del Popolo avevo davanti 6-7 mila persone, per cui era per me un'emozione nuova, ma queste maestre, io gliele avrei voluto dire che qualsiasi forma di insegnamento è un crimine. Te lo immagini tu, qualcuno che insegna a un albero di mandorlo come si fiorisce, come si cambiano le foglie, come si fanno i frutti? È una presenza roffa e molto stupida. Il mandorlo va lasciato in pace, lui sa tutto come si fa a essere se stesso, capito? Hai scritto... È ovvio che tutto quello che si fa verso l'essere umano, dalla scuola alla convivenza matrimoniale,
soltanto a piegarlo, a sottometterlo a questo slogan demenziale che chi non lavora non mangia. Capito? Chi non lavora non mangia, cosa vuol dire? Quindi diciamo che ovviamente questo sei d'accordo con Paolo Franceschetti, che non so se lo conosci, ma interviene qui tutte le settimane, che lui dice che è una grande cavolata anche l'articolo della Costituzione, no, che dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, no? Quindi facendo una distinzione poi di merito tra chi lavora e non lavora. Sì. Ma la Costituzione potrebbe essere riformata con un prefisso: l'Italia è una Repubblica affondata sul lavoro. Quello sì, basta mettere AF. Ed è risolto. Da parte il fatto che io non ho mai pensato. C'è stato un momento delirante in cui una trentina di grillini mi hanno nominato come candidato alla presidenza della Repubblica, e io gli ho spiegato che io non ho mai pensato che l'Italia fosse una Repubblica. L'ho sempre considerato un feudo nelle mani di quattro feroci cosche tremende, che sono quelle che la stanno governando, diciamo così, dai Savoia in poi, che sono la mafia, il Vaticano, l'alta finanza e le massonerie, le stesse che hanno fondato il fascismo, che hanno fatto la guerra, che hanno fatto le leggi razziali, sono sempre le stesse. E in più però da fuori anche questo feudo è dominato da una potenza straniera che ritiene di essere la prima nel mondo, ma che in realtà è veramente l'ultima dal punto di vista della civiltà, che sono gli United States of America. Capito? Sì. Perché secondo te sono all'ultimo posto sulla scala della civiltà? Secondo me la società americana è all'ultimo posto in assoluto nella decenza di un concetto civile della vita umana. Calcola solo che un ragazzo di New York a 21 anni può aver assistito a 118.000 omicidi nelle loro trasmissioni televisive. Noi che siamo subalterni agli americani siamo sui 98.000 omicidi qui nel vostro paese, qua l'Italia. Capito? Sì. Poi calcola che là è sembrato un trionfo nel 2014 che uno che era malato si potesse far curare. Allora sembrava che Obama fosse una specie di profeta, perché aveva detto che se uno è malato si può far curare all'ospedale, capito? Senza passare dalle assicurazioni, che preferivano farlo morire piuttosto che farlo curare, perché diceva: no, lei a 12 anni ha avuto il morbillo, la sua assicurazione non vale, capito? Sì. È un paese osceno, gli Stati Uniti sono un paese osceno. Hai capito? L'Italia, come la vedi e come vedi, insomma, questo approdo che è stato anche velocizzato di Renzi? Questo approdo di chi? Di Renzi, no? È stato accelerato l'arrivo di Renzi al potere. Come lo vedi? Quel ragazzo lì di Firenze. Quel poverino. Ragazzo, sì. Ma lui, poveretto, non ha ancora capito che il cancro non si cura con l'aspirina, cioè lui non ha capito che chiunque governi uno Stato occidentale è come quei bambini che hanno il volante a ventosa vicino al loro papà, no? Che credono che stanno guidando la macchina, capito? Lui, il povero ragazzo di Firenze, non ha ancora capito che è già a metà dell'abisso nel quale sta cadendo, e si sfracellerà anche lui come tutti gli altri nella mediocrità assoluta di questa farsa, dove le uniche cose concrete che lui è stato costretto a fare sono una risposta tamponatrice al movimento di Beppe Grillo, perché se non c'era Beppe Grillo tacevano tutti come hanno taciuto per altri 50 anni, capito? Ma secondo te Renzi, ecco, è inconsapevole o consapevole? Renzi è un gran fio denaro, nel senso che lui sa tutte queste cose ma se ne frega, perché lui probabilmente, per quel poco che ho capito di lui, io che sono un bambino,
lui già sta già mirando alla presidenza della Repubblica fra 20 anni, capito? Così, oltre allo stipendio di presidente del Consiglio, prenderà anche quello di presidente della Repubblica. Ma è talmente miserabile la proposta che fa lui, offensiva a morte, di mettere 80 euro nella busta paga di gente che è stata dissanguata per anni, capisci? È una presa in giro clamorosa, che tutti questi, se non ci fossero tutti i coreuti, questi che appunto dicevo qui, che Nietzsche chiamava il vomito quotidiano del potere, che sono i giornali, uno si sarebbe accorto subito che era una proposta offensiva, umiliante, no? Ti do 80 euro per andare a mangiare la pizza con i tuoi familiari una volta al mese, capito? Allora c'è se uno c'ha del figlio, eh? No, vai, finisci pure e poi ti leggo una domanda, concludi pure. No, io ho sempre già finito di parlare, nel senso che è infinito il percorso che si può fare per descrivere i crimini, le porcherie che hanno fatto quelli del potere in questi 250 anni, poi a parte i 7 milioni di donne che la Chiesa ha bruciato dopo averle incolpate di aver fornicato con Satana, che deve essere uno braccio, non so come facevano 7 milioni di donne, comunque sono state bruciate 7 milioni di donne, tu non lo sai, ma è così. Accusate di aver avuto un rapporto con il demonio. Allora, se una resisteva alle torture era la prova che era stata col demonio, il demonio la aiutava. Se una non resisteva, confessava, quindi la bruciava, quindi, capito? Allora, c'è una domanda di Marco, ricordo la nostra email bordernights@webradionetwork.eu. Marco ti chiede, ma allora cosa può fare l'uomo singolo, da solo, per sfuggire a queste catene? L'uomo come fa a sfilarsi queste catene? Sì. Io glielo dico subito come fa. Deve convincersi che deve limare 1 millimetro di sbarra al giorno, in modo che dopo un anno lui ha limato una sbarra di 3,5 cm, che è una bella sbarra, perché se lima più di 1 millimetro se ne accorgono e gli rinforzano addirittura le sbarre. Invece se lui ogni giorno toglie da sé i residui, i dogmi che gli hanno messo dentro, che sono tutti infamanti rispetto ai diritti che un essere umano ha, capito? Intanto, invece di dire il nostro governo, potrebbe cominciare a dire il loro governo. Invece di dire il nostro Stato, potrebbe cominciare a dire il loro Stato. Già una riforma importante. E poi io invito tutti quelli che lavorano 8 ore al giorno, di andare dal loro padrone, perché ancora così si chiama, e dirgli: io lo so che tu puoi fare a meno di farmi lavorare 9 ore al giorno, però al tempo stesso ho bisogno di informarti che tu sei un mostro. Ecco, secondo te questa crisi, no, che poi è stata creata dal nulla, non è stato altro che un sistema proprio per schiavizzare ancora di più e lo stesso schiavo, tra virgolette, no, supplica di essere schiavizzato di più, questa è la sensazione. Sì, va bene, adesso le persone sono arrivate a un'esasperazione tale che sognano di essere sfruttate, capito? Magari avessi un lavoro di 9 ore. Però proprio oggi ho incontrato proprio qui una persona che mi ha detto: io ti ringrazio perché avevo un lavoro che prendevo 2.500 euro al mese e mi sono licenziato dopo aver letto una tua dichiarazione, capito? Sì. Non sono pochi quelli che mi ringraziano perché si sono licenziati e hanno cominciato a cercare di vivere, capisci? Io dico anche ai giovani: per mangiare andate davanti a qualsiasi ristorante, gli offrite 1 ora di lavoro in cambio del pranzo, e per dormire vi comprate un sacco a pelo e andate magari in 10.000 a dormire in piazza San Pietro col sacco a pelo, no? E per molti è grande,
Per molti dico, però questa non sarebbe la vita ideale per molti giovani. No, la vita non è che è per tutta la vita che uno abita in un sacco a pelo, per carità. In un sacco a pelo impara com'è più bella la libertà pur vissuto in sacco a pelo che non la sottomissione vissuta nel privilegio. È mille volte meglio dormire in sacco a pelo quando si hanno 20 anni, 22, 23, 25, poi uno si evolve, il sacco a pelo diventa una stanza, poi dalla stanza diventa una casa, poi, capito? Sì. E chi si trova invece dice... nella libertà si diventa molto creativi, e la libertà e nella creatività non c'è niente di impossibile, niente, persino quello di essere sereni in un contesto così macabro come questo. E chi invece si trova più avanti con l'età, che consiglio gli dà invece? Cosa del consiglio da io? Sì. No, io non do consigli, non sono così scriteriato. Posso dare delle informazioni. Posso dire, attento caro operaio, che prima ti hanno distrutto negandoti la straordinaria preziosità del tuo essere, appunto un essere umano. E adesso che non hanno più bisogno di te, ti faranno fuori. Faranno fuori vuol dire che ti faranno sparire. Con delle cabine ai neutroni, come ho inventato io in questo film di 40 anni fa. Perché il neutrone distrugge la persona ma lascia intatte le cose. E il potere è talmente idiota che preferisce salvare le cose piuttosto che le persone. Tu hai detto, no, sì, hai detto in altre occasioni anche che oltre al lavoro, no, un'altra schiavitù è quella ad esempio della convivenza, no? Quindi convivere con una persona, convivenza, sì, la convivenza è un fatto veramente curioso. Ci sono due guardiani che si sorvegliano a vicenda, non si sa qual è il reato, e stanno lì così nella stessa casa, a volte si parlano, a volte non si parlano, spesso litigano, non si capisce in virtù di quale dogma un essere umano debba sfuggire a tutte le occasioni d'amore che la vita gli offre. Io credo che nasceranno fra poco almeno le amicizie amorose, dove in pace uno va da una donna e dice, senti, io sono disponibile a fare l'amore, quando ti sei deciso te fammelo sapere che lo facciamo e buonanotte, no? Nel mio libro, nella mia Kirghizia, chi desidera fare l'amore si mette un fiore azzurro sul petto e va in giro in modo che tutti lo sappiano, perché uno che desidera fare l'amore, ma fare l'amore, non fare la scopata oppure fare, come chiamano lì, come dicono, trombare, quelle robe lì. No, non, quello non è niente, quello è una parodia della procreatività. Invece fare l'amore è l'incontro di due abissi che si espandono fuori misura a grandezze tipo infinito e tornano su questo pianeta completamente risanati da qualsiasi dolore, da qualsiasi nostalgia, perché fare l'amore è un viaggio interminabile nell'universo, capisci? Fuori dal tempo, solo che nessuno sa cos'è, nessuno lo sa fare, e quasi tutti prendono le istruzioni dai film americani dove fare l'amore c'è un tipo di schiena che rantola, fa e sotto c'è una povera crista di cui si vede in genere solo una spalla che miagola, fa ma questo non c'entra niente col fare l'amore, ma proprio niente. C'entra con la procreatività che è stata fino ad oggi concessa e stimolata perché c'era bisogno di rinnovare i servi. I servi muoiono anche loro, capito? Sì. Tra l'altro nel film che tu hai citato prima, ma proprio l'alba, eh? Come? No, dicevo, non sai l'email di chiusura? Sì, un'email di chiusura, adesso te la leggo. No, ti volevo solo concludere dicendo che appunto nel film di cui ha parlato prima è molto bello il messaggio di quello che tu chiami il tuo bambino, no? Perché lì spiega veramente bene il concetto di amore.
Ma certo, ma io sono spesso allibito di come le persone dimenticano la loro infanzia, come dimenticano che a 4-5 anni sapevano inventarsi qualsiasi istante della giornata senza dover conoscere la noia o quelle cose lì, capito? Adesso sembra che l'unica soluzione sia andare a bere il caffè, oppure non so, andare con la prostituta, poverina, capito? Ma c'è questo trionfo della mediocrità, al quale io auguro che succeda invece il trionfo della semplicità e della serenità. Garantire a tutti gli esseri viventi su questo pianeta buon cibo e una casa, e basta, e poi lasciarli lì, vedere come la loro creatività li trasfigura. Allora, ti leggo l'ultima email e poi ci salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera. Chi è che ci chiede questa email? Chi è che impedisce il naturale sviluppo dell'uomo e quindi la concessione di diritti universali? I grandi che governano la Terra non potrebbero governarla e allo stesso modo comunque concedere almeno una parte di questi diritti? Ma i grandi che tu chiami di questa terra sono delle persone squallide, sono dei farabutti, è gentaglia che non che ha, vive in uno scafando di cinismo, che non sono grandi, prima di tutto sono microbi, anzi sono dei virus. Quindi perché li chiami i grandi della terra? Chi sarebbero i grandi della terra? Non lo so, c'è scritto in queste email, forse voleva dire i padroni del... Non lo so, dico, era un'email, non so a chi si riferisce, penso ai padroni occulti del mondo. Allora c'è una mia lettera ai padroni del mondo nel mio diario, digli di andare a leggere, così lui capisce un po' tutte queste cose. Io ho scritto una lettera ai padroni del mondo dicendo appunto: non so chi siate, non so dove abitate, ma io userò tutto l'amore che ho imparato nell'intera mia vita per maledirvi, perché voi scompariate in un modo o in un altro, come scompare il fango quando arriva il sole davvero, e insieme a me sono sicuro che tutti quelli cui avete ucciso i figli in guerra, tutti quelli che avete umiliato col lavoro, si uniranno a me senza neppure saperlo per stramaledirvi in modo che vi spariate per sempre, capito? Questo ho scritto io. Sì. Silvano, noi... Che grandi. No, grandi no, grandi, infatti. Grandi di che? Ma tu sei ottimista che qualcosa possa accadere o invece pensi che invece vada a finire sempre peggio? Cioè, si arriverà a un po' di luce oppure no? Io credo che il massimo dell'ottimismo che si può avere oggi è quello di continuare a vivere. Ok. Silvano, noi ti ringraziamo per averci dedicato un po' del tuo tempo, salutiamo ovviamente le persone che sono presenti lì con te, un grande abbraccio e buon proseguimento. Vi salutano quelli della radio, vi ringrazio di essere stato ascoltato. Già anche loro ti salutano, una ha persino mosso la mano. Ah, beh, ci fa piacere. Okay. Grazie, ciao. Beh, insomma, è un grande, al di là di tutto... Ha una capacità, no? Perché poi ovviamente lo conosceva già, sa di cosa parlo, ovviamente del modo in cui ha di esprimersi con questa sua chiarezza. Questo paese, no? La Kirghizia, lui ha scritto queste lettere dalla Kirghizia, sembra effettivamente un paese ideale, possiamo dire, dove andare a vivere. Poi anche lì ci sono stati, insomma, qualche conflitto, no? Credo sia il nome Kirghizistan, anche se Kirghizistan, come si dice? È quello, cioè, è il nome alternativo in italiano, Kirghizia, e però insomma ne fa una descrizione che viene quasi voglia, no? Di andare a vedere questa società ideale che evidentemente è possibile creare, ma è chiaro che invece evidentemente c'è l'interesse opposto nel resto del mondo invece di creare tutt'altro, di rendere tutto sempre più precario. Ovviamente io dico sempre anche che poi alla fine sta a noi, no? Io posso essere d'accordo sicuramente con molte delle cose che dice Silvano Agosti, no? Se ci pensiamo anche al discorso del lavoro, che alla fine noi proprio
è vero che ci sono lavori che sono anche delle passioni, no? E quindi alla fine non pesano, quindi uno può anche lavorare 8 ore, ma se lavora 8 ore con trasporto, con partecipazione, con voglia, con passione, con qualcosa che lo, diciamo, per il quale si può sentire elevato, è un discorso. Se 8 ore fa la stessa cosa, no? Passa i prodotti alla cassa continuamente tutto il giorno, oppure si trova in una catena di montaggio o in lavori usuranti, è chiaro che sono 8 ore diverse. E però è indubbio il fatto che molto spesso il lavoro, e quindi il trovare risorse per mantenersi, accettando magari umiliazioni, sfruttamenti, eccetera, comunque porta via troppo tempo, nella società moderna, troppo tempo a quello che l'uomo potrebbe fare lavorando di meno. Si potrebbe lavorare di meno, questo sono d'accordo, e non guadagnando meno, questo è evidente, ma anche sul guadagno ne abbiamo parlato tante volte, no? In teoria sarebbe assolutamente possibile, con la moneta che oggi è diventata un byte, fornire a tutti i sistemi, diciamo, sistemi di sussistenza. Il problema è che io credo che il problema di fondo, e questo tocca anche un po' le dinamiche che dice Silvano Agosti, il problema di fondo è che il motivo per cui non lo si fa è, secondo me, che poi c'è un discorso anche di chiamiamolo di ordine sociale, nel senso che se tu a tutti dai uno stipendio, no? A prescindere, quindi, che sia ricco, povero, lavori o non lavori, gli dai uno stipendio e chi ci va poi, ad esempio, a Ferragosto, no? Ad asfaltare una strada o a costruire, che ne so, a fare i muratori, a fare i lavori più umili, no? Cioè, se comunque tu a tutti dai un salario, no? Salta tutto il sistema, nel senso che saltano poi tutta una serie di servizi per chi poi invece questi lavori non li vuole fare e poi vive alle spalle nostre e di chi fa questi lavori, no? Quindi credo che uno dei motivi fondamentali per cui appunto non si concede, non credo si concederà mai, salari universali è proprio questo. Si potrebbe fare tecnicamente, ma non si fa, ovviamente, perché poi salta tutto il sistema, anche tutto l'ordine sociale che è stato impostato in questo modo, no? Si bloccherebbe tutto, e questo, diciamo, è abbastanza pratico da capire. No, volevo anche dire che le visioni sono sicuramente corrette, quelle di Silvano, no? Su tante cose. Io poi sono sempre però per la anche dimensione poi individuale, nel senso che una volta visto come vanno certe cose, però noi credo che abbiamo sempre il potere poi, no, di tentare di invece invertire, sovvertire certi ordini, certe dinamiche, e quindi abbiamo comunque il potere di cambiare. Questo Silvano credo lo dica anche lui alla fine, no? Quindi alla fine tutto dipende comunque da noi, almeno la tendenza che diamo alle cose. Allora, sono le 23:50, questa è Border Nights, 15 aprile. Ricordo chi si è, fosse messo solo in contatto adesso con noi, questa sera Paolo Franceschetti non c'è, sta assistendo a Mariangela, una clinica a Napoli, e non è con noi. Dovevamo collegarci con la clinica, ma ci ha comunicato che purtroppo le condizioni di Mariangela si sono notevolmente aggravate, quindi rinnovando ancora l'abbraccio a lui e a Mariangela, e quindi capiamo che sono momenti molto difficili, e ovviamente lei ha ancora più bisogno di lui in questo momento. Allora, tra poco sarà con noi Stefania Nicoletti per concludere la nostra nottata, e continueremo, insomma, sicuramente a parlare di cose sicuramente succulente, diciamo così. Border Nights chiocciola web radio network, che ho detto Border Nights chiocciola web radio network.eu. magari vediamo dopo anche di aprire, se ci fate compagnia stasera, abbiamo bisogno, dai, di un po' di compagnia, e allora preparatevi che magari tra 20 minuti, mezz'ora, magari facciamo anche intervenire qualcuno di voi, se lo vuole, ovviamente, su Skype. Quindi ancora non abbiamo aperto l'account, ma visto che
stasera è una serata adatta. Abbiamo bisogno di compagnia. Fate compagnia a me e a Stefania. Dai, tra poco, Border Knights, l'account Skype. Abbiamo da sentire dopo anche la scheda di maestro di dietrologia. Adesso un po' di musica, dalla no, non dalla Kirghisia, ma i Sacred Spirit. Un brano che mi piace moltissimo, questo, di molti anni fa. È un po' la storia della musica chill out. Sì.
La notte ai confini.
E ci insegnano tutto, eh. Ci sono le patenti europee per i computer, per le lingue, eh. Ma una per l'amore? No, niente, quella non ce l'abbiamo, purtroppo, quella non ce lo insegnano, non ce lo insegnano. Come urlano gli stadio in questo brano che fa parte così della nostra cantina che ogni tanto ritiriamo fuori. Allora, bene, mezzanotte e tre, andiamo in dirittura d'arrivo di questa serata veramente tormentata, ma che ci permette di andare a salutare Stefania Nicoletti. Buonanotte, Stefania. Ciao, ciao, buonanotte Fabio, Allora, buonanotte a tutti. grazie di essere qua con noi. Diciamo che, ecco, è una serata così un po' triste anche energeticamente, no? L'ho detto, sono successe un po' di cose particolari, no? Anche nella trasmissione che tu poi conduci o a cui tu partecipi il martedì, prima inizi prima di noi, e problemi anche lì, no? Qualche problemuccio. Sì, infatti la cosa curiosa è che ho visto che tu hai postato anche sul gruppo Border Knights che anche tu hai avuto dei problemi tecnici prima di iniziare e poi hai iniziato in ritardo per questi problemi. E la stessa cosa infatti è successa a noi, il conduttore della trasmissione ha avuto dei problemi tecnici prima di iniziare e poi abbiamo avuto soprattutto dei problemi di connessione con l'ospite che era Massimo Mazzucco. Insomma, sì, c'è qualche energia negativa nell'aria, mi sa. Eh già, eh già. E poi oltretutto, no, con le notizie poi che sono arrivate appunto da dove si trova Paolo in questo momento, Da Paolo. la sua assenza, e quindi proprio è stata una mezz'ora veramente, diciamo, in altre situazioni, no, certamente c'era un po' di rabbia, un po' di dispiacere perché non si riusciva a rimetterla in sesto, che poi ne risolvevi una e ne succedeva un'altra. E che eravamo partiti e poi si è di nuovo interrotta, e quindi a un certo punto ho detto: ma forse si vede che stasera, no, per un motivo o per un altro, non la dobbiamo fare. E poi vabbè, l'abbiamo rimessa in sesto. E anche se chiaramente quando ci sono queste situazioni, quando poi si vuole bene a una persona, no, e sai che quella persona sta vivendo magari, ecco, ore difficili, ecco, questo sicuramente non può che influenzarci, non può che influenzarci. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Noi siamo su Skype. Tra poco, cara Stefania, siccome c'è una persona che tra poco vuole intervenire, e sono curioso di vedere quale sarà magari il tuo approccio con questa persona. Ma tra poco, tra un pochino. Da cosa partiamo? Vediamo un po'. Volevo fare una domanda che può essere una paragnoia complottista, Stefania, però il dubbio mi è venuto, nel senso che anche oggi, no, si è di nuovo parlato del fatto, no, che sono state fatte delle nomine, lo accennavamo anche prima con, non mi ricordo con chi, con il senatore Pepe, di donne in particolare, nelle cosiddette, no, diciamo, aziende pubbliche, o istituzioni per le quali sono previste appunto le nomine poi da parte dello Stato. E si è sottolineato che, diciamo, c'erano delle donne, e quindi ritorna continuamente fuori questo fatto de delle quote rosa. Siccome è un'espressione, no, che viene usata veramente tantissimo, e quindi anche a livello mediatico, ti volevo chiedere se ti era mai venuto il dubbio che la cosa appunto non sia casuale. C'è chi la userà ovviamente con il senso, nel senso legato all'aumento di donne in un qualche settore, ma ti è venuto il dubbio, ecco, che abbia anche un valore simbolico usare continuamente questo termine? Ma a dire il vero non ci avevo mai pensato. Potrebbe essere però, perché in effetti quando dei termini o delle definizioni vengono ripetute spesso quasi come se fossero dei comandi, quasi come se fossero dei mantra, perché devono entrare nella mente delle persone e nel modo comune poi di esprimersi anche delle persone. Lo fanno perché vogliono appunto qualcosa, quindi in effetti anche questo potrebbe essere, però non ci avevo mai pensato, di davvero non ci avevo mai pensato.
Abbiamo sentito prima, no, Silvano Agosti, che è molto netto, no? Molto così, intra gamba tesa, no? Su certi argomenti, in particolare su quello, no? Che si può vivere senza lavorare, no? Questo anche Paolo lo ha detto, nel senso che, diciamo, la società discrimina, no? Poi chi si trova magari senza lavoro, quasi che appunto non avesse la dignità di far parte de dello Stato, no? Quindi può essere molto bello, no? Se uno ci riesce anche effettivamente a lavorare solo 3 ore al giorno e il resto dedicarlo ad altro, che poi è quello che probabilmente il sistema non vuole, no? Che tu ti dedichi ad altro, in particolare a te stesso. Ma secondo te, ecco, è una visione un po' utopica questa, oppure chi vuole, chi ha la volontà, ecco, di farlo ci può riuscire e può riuscire a sopravvivere con questo. Con questa visione. Allora, intanto è anche la mia visione, perché la condivido. Io poi seguo da anni Silvano Agosti, conosco le cose di cui parla, conosco anche i suoi film. E sì, la condivido. Diciamo che forse in questa società, proprio per come è strutturata, è una visione considerata utopica, ma è considerata utopica perché la maggior parte della popolazione, ragiona in modo contrario e questo ormai è stato preso come diciamo una cosa dovuta, cioè si deve fare così, si deve lavorare 8 ore al giorno, si deve fare la solita vita, quindi questa è la vita che tutti devono fare. Poche persone prendono in considerazione che magari si potrebbe vivere in un altro modo e che magari potremmo tutti vivere in un modo migliore rispetto a come stiamo vivendo adesso. Però purtroppo finché questo non sarà considerato la maggior parte della popolazione, la società sarà sempre la stessa. Però sì, credo che comunque sia possibile riuscire a farcela, magari inventandosi dei nuovi lavori, avendo meno bisogni, perché comunque i bisogni che noi abbiamo nella vita di tutti i giorni, la maggior parte sono bisogni indotti. Non sono bisogni reali, sono indotti dallo stile di vita che abbiamo, da quello che ci è stato anche trasmesso dal sistema. Però non sono delle necessità vere e proprie, quindi forse si potrebbe anche un po' sfoltire i bisogni che abbiamo e cercare di vivere in modo non più povero, ma più sobrio. Ad esempio c'è il presidente dell'Uruguay che si chiama Pepe Mujica. E lui porta proprio questa filosofia. Lui dice: io non sono il presidente più povero del mondo, io sono casomai il presidente più sobrio del mondo, che è una cosa diversa. Eh sì, effettivamente molto spesso leggiamo, no? Poi quello che dice o fa è affascinante, poi un presidente di quel tipo lì. Allora, Stefano, io ti leggo anche qualche mail che era arrivata e poneva delle domande a Paolo, poi magari gliele porremo, però sono anche spunti che ci possono servire per la nostra discussione. Ad esempio, c'è Claudio che chiedeva un pensiero sugli ultimi sviluppi del caso di Yara Gambirasio, no? Il fatto che nel sangue trovato sul corpo sia stato ri rilevato il DNA che corrisponde al 99,99% a quello del defunto autista collegato alla famiglia. Poiché, chiede Claudio, l'autista è deceduto molti anni fa, si parla di un possibile figlio illegittimo di costui. La sua identità è sconosciuta. Come potrebbe collegarsi questo con l'ipotesi del delitto rituale? Posto che sia costui l'assassino, come sarebbe collegato con la setta deviata? Forse l'ennesimo caso di depistaggio? Tu che ne pensi? Allora, intanto ho sentito questa cosa dell'esame del DNA che hanno fatto. E che ne penso? Intanto l'esame del DNA nessuno ci dà la certezza che davvero sia stato fatto correttamente, perché se noi partiamo dal presupposto che tutte queste indagini sono comunque manipolate, allora dovremmo anche pensare che forse no, non è detto che sia vero questa cosa del DNA. E poi comunque è facile incolpare, diciamo, uno che sarebbe il figlio illegittimo di un'altra persona su cui hanno fatto il test del DNA. Ma quindi dove lo trovi? Come lo trovi? Poi soprattutto, già il fatto che tu hai detto a livello mediatico che
questo sarebbe, l'assassino sarebbe il figlio di questa persona. Se fosse davvero stato lui, a quel punto sarebbe già scappato, no? Quindi sarebbe controproducente anche per le indagini. Quindi io credo che questa sia tutta in realtà una montatura o perlomeno un'esagerazione dei media o degli investigatori, adesso non lo so, ma di sicuro appena ho letto la notizia non ci ho creduto, perché come tanti altri casi poi sono tutti manipolati, quindi è tutto così. Sì, poi questa veramente l'ho sempre trovata così abbastanza, tra le altre, particolarmente surreale, no? Perché poi nelle varie trasmissioni che vanno per la maggiore, no? È partita la caccia, no? Ai parenti, di questa persona defunta. E poi da un giorno all'altro, no? Dal buio totale che c'era su questo caso, no? Vari mesi fa o l'anno scorso, insomma, quando era venuta fuori per la prima volta, improvvisamente era stata tirata fuori così, questa storia che io, insomma, non si è mai sentita una cosa del genere, no? Poi, associata poi a un caso del genere altrettanto. E a me Stefania ha molto colpito, no? Quello che ci aveva detto Carpeoro un paio di settimane fa, perché lui, diciamo, tirò fuori, no? Il fatto di questa loggia Concordia, no? Legata al Mostro di Firenze. Tra l'altro ho visto anche, lo volevo dire poi la settimana seguente, c'è un libro che è uscito, dovrebbe essere uscito col quotidiano La Nazione a Firenze, in cui c'è la storia proprio di questa loggia. Ovviamente sarà una storia, insomma, quello che, Ufficiale. ecco, sì, quello che si potrà dire, insomma, di questa loggia, con anche la lista dei nomi attuali a qualche anno fa, delle persone che ne facevano parte. E bisogna vedere poi se questa lista è quella, ci cioè sarà poi, immagino, altre liste come al solito, però potrebbe arrivare a questo libro, credo si possa anche essere ordinato, mi pare, in qualche libreria online. Credo possa essere interessante da studiare anche per capire quello che ci aveva detto Carpeoro. E poi Carpeoro, no, ci aveva parlato di questo simbolo, riferito sempre a questa loggia Concordia ancora operante, legato proprio al caso di Iara, no? Quindi quello che ha detto lui mi pare, ecco, invece un discorso che sarebbe da approfondire, almeno nel campo nostro. Ci sei, Stefania? Ah sì, avevo silenziato il microfono. Sì, infatti di questo Carpeoro tra l'altro aveva già parlato l'anno scorso o 2 anni fa, adesso non mi ricordo. E poi tra l'altro avevamo anche inserito l'articolo nel libro, dovrebbe essere nel secondo volume, se non ricordo male. Sì, è da approfondire perché è molto interessante la tesi di Carpeoro. La tesi, il collegamento, diciamo, che ha fatto Carpeoro. Allora, andiamo avanti, gentili amici di Border Knights. Mi chiamo Roberto e da un po' di tempo sto seguendo la vostra trasmissione. Volevo innanzitutto ringraziare Paolo Franceschetti per avermi inviato il volume in formato PDF, Sistema Massonico e Ordine della Cosa Rossa, e sapere inoltre se c'è in programma una sua conferenza in Sardegna e, se non, quali sono gli estremi per poterla organizzare insieme. Quali sono gli estremi? Mi piace questo termine, gli estremi, quali sono gli estremi? Allora, gli estremi no, semplicemente bisognerebbe trovare una sala o comunque un posto, non so, che può essere un qualsiasi luogo pubblico, un teatro, ma anche la sala di un ristorante, qualsiasi cosa, insomma, e organizzare. Quindi, insomma, è abbastanza poi semplice, se vogliamo, no? Ci sei, Stefania? No, mi sa che, a proposito di collega. Ecco, forse sei tornata? Eccoci, Ecco, sì. sì. Dicevi, insomma, è semplice volendo, trovare una sala. Sì, bisognerebbe sì trovare una sala e poi diciamo che l'unica spesa sarebbe il rimborso spese, perché ovviamente se Paolo si deve muovere fino alla Sardegna, comunque ci vuole un rimborso spese, che è, cioè solo quello richiede, lui non è che si fa pagare per le conferenze, però il rimborso spese sì. E basta, l'unica cosa sarebbe di trovare una sala, una qualsiasi sala pubblica dove si possa tenere la conferenza. Ma poi ci sono molte possibilità, adesso non so se lui scrive dalla Sardegna, ma non ha Non lo detto da dice, dove. no, no, no.
Però comunque anche nei paesi più piccoli, non solo nelle città, ci sono diverse possibilità, ci sono ad esempio le sale comunali, quelle dove, non so, adesso penso a quelle dove si tengono i consigli comunali, quelle di solito sono pubbliche e si possono richiedere anche al comune, senza nessuna spesa aggiuntiva. Quindi sì, l'unica cosa è quella, gli estremi sono quelli. Allora, mi chiamo, no, è sempre lui, scusa perché devo continuare a lei, perché questa era la prima parte, perché poi fa un'altra domanda. Volevo segnalarvi il caso di Volpe 132, l'elicottero della Guardia di Finanza abbattuto, ovviamente con un punto interrogativo tra parentesi, nella costa sud-est della Sardegna, su cui il giornalista del TG3 Sardegna, Ottavio Olita, ha scritto un romanzo che si chiama Codice Libellula, La verità negata, edizioni Edes, che verrà presentato il 18 maggio prossimo nell'ambito della manifestazione che ogni anno si tiene nel mio paese, Incontri Letterari con Te. Di cui vi segnalo il link che è sul sito antasteatro.it. Infine, sempre in tema di elicotteri, volevo richiedere a Paolo cosa ne pensa dell'incidente in cui ha perso la vita il comandante dell'Aves, il generale Calligaris, nelle montagne del Viterbese. Quando è successo, leggevo il libro di Paolo e subito ho fatto riferimento alla numerologia presente. L'incidente è avvenuto il 23 gennaio 2014, quindi sommando i numeri che compongono questa data viene fuori 13. Il generale aveva 58 anni, anche se ancora non compiuti, 5 più 8, 13. Tragica fatalità o legge del contrappasso. Grazie e complimenti per la trasmissione. RC la firma e è tanto curioso. Prego. RC la firma, bellissimo. Sì, me lo ricordo, questo caso era della metà di gennaio, se adesso non sì, era della metà di gennaio, perché mi ricordo che io e Paolo stavamo facendo quel giro di conferenze al nord ed eravamo ammalati, eravamo chiusi in camera d'albergo ammalati tutti e due, quindi mi ricordo perfettamente quando, anche perché Paolo l'ha pubblicata su Facebook questa notizia. E poi, se non ricordo male, c'era anche di mezzo il giglio, cioè c'era la simbologia del giglio. Adesso non ricordo se era nel luogo proprio, il luogo dove era avvenuto, però adesso non mi ricordo esattamente. È lì proprio nei pressi di Viterbo. E sì, quindi sì, penso che ci sia qualcosa dietro anche in questo. Poi non ho approfondito perché ho letto solo quella notizia quando è uscita e ho visto tutta questa numerologia e simbologia. Però non ho più seguito la vicenda, quindi non so come è andata a finire. Sì, la zona era tra Marta e Tuscania. Questo Sì, e elicottero. però Sì. c'era proprio il luogo che non so se si chiamasse Poggio del Giglio o qualcosa del genere. Adesso cerchiamo, perché siamo curiosi. Comunque andò addosso a un. Addosso, insomma, è precipitato. Andò addosso contro l'alta tensione. E morirono. Insomma, quando ci sono di mezzo poi militari, no, sono sempre cose un po' sicuramente strane già di partenza. Poi Sì, è infatti, possibile, sì. ovviamente, però insomma è chiaro che si rimane subito colpiti. Vediamo un attimo. Sì, lui si chiamava Gian Giacomo. Vediamo se troviamo il luogo esatto. Se anche per Allora, io sì, intanto lo cerco, ecco, l'ho trovato la notizia che aveva postato Paolo, quindi qui dovrebbe esserci questa cosa del giglio. allora. Ah, del Giglio si chiama la località. Ok, E il quindi. giglio è una simbologia, diciamo, equivalente alla rosa, comunque utilizzata da queste società, da queste organizzazioni, non come la rosa, però diciamo che è una simbologia importante. Allora, vediamo un attimo ancora. Questa era un'email sicuramente interessante. Allora, questa era una bella email che era arrivata. Ciao Fabio, scusa se ti do del tu, ma siamo quasi coetanei e fai bene a dare del tu. Complimenti vivissimi per la trasmissione completa per quanto riguarda il panorama della disinformazione. È sempre interessantissima dove finalmente si riescono a toccare argomenti dove in nessun'altra trasmissione si assiste a fare. Beh, questo insomma non è, ci sono anche altre trasmissioni. Vorrei dare un mio piccolo contributo che io ritengo essere di grande animicità.
Volevo solo condividere questa musica tratta da un brano di pianoforte di Iruma, pianista giapponese. Ebbene, sentire la donna che balla guardandoti negli occhi con te, talvolta guancia a guancia, talvolta stretti corpo a corpo, che ti segue nelle figure che tu imposti, e sentirne il fiato su di te o il battito del suo cuore stringendogli il polso, è qualcosa di veramente grande, che riesce ad essere più grande di ogni bruttezza che ci circonda e riesce a volare leggiadra e serena sopra ogni cosa. Noi siamo anima e nessuno ci può limitare. Continua così Roberto. Beh, bella email, no, questa qua. Adesso la scarichiamo, questa cosa che ci hai mandato, e tra poco vi facciamo sentire un'altra cosa che è stata composta e che ancora non avevo peraltro avuto il tempo di sentirla. Un ascoltatore ci ha mandato, e dopo lo salutiamo, un brano che lui ha arrangiato pensando a noi, quindi è una cosa veramente bella. E al di là di come l'avrà composta, se ha pensato a noi, brutta non sarà venuta, no? Però sarà sicuramente interessante. Quindi tra poco allora. Beh, guarda, a proposito di questa cosa che hai detto, volevo dirti una cosa molto carina di una persona che avevamo già conosciuto in un altro convegno, però abbiamo rivisto a Resana 2 settimane fa, e lui ha la passione della pittura. Non so se forse sicuramente starà ascoltando, o comunque ascolterà il podcast. E lui ha detto che ascolta sempre i podcast di Border Nights perché lo ispirano mentre dipinge. Quindi questa è una cosa bella, no? Eh sì. Beh, queste sono veramente le cose più belle che ci potete dire quando riusciamo a stimolare questa, diciamo, la creatività. E poi in una trasmissione che spesso, no, poi si parla di cose che sono, insomma, anche abbastanza toste, quindi la cosa che siamo riusciti a fare, che ovviamente dopo un po', non subito, no? Perché all'inizio, almeno ovviamente l'effetto che credo faccia tutti all'inizio, no? Si rimane abbastanza inquietati di fronte a certe realtà. Poi però diciamo che siamo riusciti nell'operazione di inserirla poi in un contesto dove all'inquietudine poi si riesce anche a dare spazio poi, no, a quelle che sono le nostre qualità, diciamo appunto artistiche in questo caso, o comunque armoniche, o di cambiamento poi della nostra realtà, che poi io vedo tutti i giorni, Stefania, questo fatto dello specchio, no? Anche nelle piccole cose, credo che non vada mai dimenticato che questa legge dello specchio, tra virgolette, esiste come, no? Anche nelle cose in cui, diciamo, uno potrebbe avere anche ragione, no? Nel fare certe azioni, nel dire certe cose, però bisogna pensarci sempre molto, perché poi è molto probabile che se noi diciamo delle cose in un certo modo ad altre persone, oppure ci comportiamo anche avendo ragione in un certo modo, anche su persone che magari ci hanno fatto un torto, è molto probabile, se non sicuro, anche se noi non leghiamo le due cose, che ci troveremo poi noi stessi nella stessa situazione, cioè come se lo facessimo a noi, no? Tu come la vedi, Stefania? Sì, no, infatti è assolutamente così. Questo, tra l'altro, è un concetto che anch'io dovrei ancora interiorizzare per bene, perché le persone che mi conoscono bene lo sanno che, insomma, io, anche se sembro così dolce, tranquilla, e lo sono in realtà, però poi quando mi incazzo, diciamo che tiro fuori il meglio o il peggio di me a seconda dei punti di vista. Allora, ci scrive su Skype Salvatore, che dice: vorrei chiedere a Paolo di venire ad Ercolano, non c'è problema per il posto e neanche per l'alloggio. Senti qua, vorrei sapere quando potremmo organizzare. Nella mia città non sanno neanche cos'è la massoneria, l'unico che ne parla in paese sono io. vorrei sapere anche i bambini sacrificati per un supermercato, se sono tutti i supermercati o determinati supermercati che fanno questi rituali. Cioè, lui vuole dire, forse ha sentito Paolo dire, che diciamo sono possibili anche questo tipo di sacrifici quando si deve, penso, realizzare o inaugurare un supermercato. Non ho sentito Paolo che ha detto questa cosa. Sì, forse a questo che si riferisce. Un supermercato, comunque qualsiasi cosa, può essere anche
che ne so, un teatro, un cinema, qualsiasi luogo di questo tipo. Forse ha sentito quando parlava proprio di Yara, del caso di Yara, perché nel terreno dove poi è stato trovato il corpo di Yara è sorto un centro commerciale. È un centro commerciale bello grosso che poi tra l'altro mi sembra che sia della catena Pellicano, quindi anche il Pellicano che è un simbolo rosacrociano, Carpeoro credo che ne abbia parlato in una delle puntate precedenti, quindi forse si riferiva a questo, parlando dei supermercati, dei sacrifici diciamo legati ai supermercati. Allora, bene, io direi adesso di sentire un attimino questa baciata che ci ha mandato questo ascoltatore e sentiamo un attimo che cosa, in che atmosfera ci porta. Appena adesso l'andiamo ad inserire qua dove deve essere inserita, dobbiamo ancora ascoltare, lo faremo tra poco, la scheda anche di maestro di dietrologia. Allora, sentiamo questa baciata animica, che cosa, in che mondo ci trasporta. Sì, beh, è bella, è bella. Ti piace Stefania? Sì, non è male. Diciamo che non è proprio il mio genere, Non è qua. però Questo lo comunque. immaginavo. No, in realtà io poi non è che ho un vero e proprio genere, quindi ascolto, diciamo, un po' di tutto, anche se ho delle preferenze, però cerco di ascoltare un po' di tutto. Allora, questa è una. Sentiamo invece anche un pezzettino dell'arrangiamento fatto. Dura 10 minuti, magari questo può essere un sottofondo. Sentiamo un po' e salutiamo, eh. Sì, questo senti qua. E salutiamo allora che ce l'ha mandato Alessandro. Ci ha scritto un mio pezzo arrangiato ispirandomi a Border Nights, dedicato a te, Fabio e Paolo, con l'augurio di continuare a regalarci grandi momenti di radio mitici. Mitico tu che hai fatto questa composizione. Sentiamo un attimo, poi lo lasciamo sotto, dai.
Chiama Solitary Walking, bene, beh, bravo Alessandro. Allora ti possiamo commissionare anche la sigla della prossima stagione, che io per la verità ho già individuato, e peraltro abbiamo già passato, come avevamo fatto l'anno scorso in due puntate, credo, poi passammo la sigla che poi abbiamo scelto. Io ho già individuato già da quest'estate la sigla di quest'anno, però sai Alessandro, se te ne capita una, no, di quelle dove ci puoi mettere sopra una vita che a volte sfugge, che vediamo se ci riusciamo. Perché no? Perché no? Allora, intanto Salvatore su Skype precisa questo fatto, dice: siccome nel Bergamasco, dove sono morti quei due bambini e il padre sgozzato anche lui, ho fatto ricerche e ho visto che stanno nascendo due supermercati nel Comasco, dice, nel Comasco, e quindi diciamo si legavano questi due episodi, anche se poi insomma bisogna vedere. Certo, quell'episodio mi è sembrato anche quello uno di quelli, a parte cruento, che mi risulta anche difficile poi andare a leggere i particolari, no? Però che cioè tutto è possibile, l'animo umano, per carità, però che un padre, ecco, riesca a fare una cosa del genere, io veramente mi risulta, anche con tutto l'odio che può avere, no? Però i bambini, cioè tu Stefania, ecco, hai, a volte si cerca di forse negare, no, che queste cose accadano, forse per un nostro, cioè comunque assegnargli l'ipotesi, no, che comunque possano essersi messi in moto altri poteri. A volte può essere anche così un darsi una giustificazione a qualcosa che altrimenti non sarebbe spiegabile. Però è altrettanto vero che io non ce lo vedo un padre che arriva qua a fare, cioè a sgozzare addirittura dei bambini. Eh sì, ma infatti questi sono veramente casi limite, perché insomma gli omicidi sono sempre esistiti, non è che adesso tutti i delitti che ci sono commessi dai poteri occulti e non c'è un omicidio vero. Ci sono anche gli omicidi veri, però in effetti alcuni sono talmente folli, anche come questo esempio che hai fatto tu, effettivamente è proprio al limite. Quindi uno si chiede, sì, ma com'è possibile che un padre possa fare questo? Non lo so, magari anche possibile, e magari è vero quello che hai detto, che cerchiamo forse di minimizzare la follia umana, però no, alcuni casi mi sembrano veramente montati ad arte, fatti proprio apposta. Allora, facciamo un'altra domanda e poi sentiamo la scheda di maestro di dietrologia. La domanda è questa: volevo sapere cosa c'era dietro la morte. Alessandro fa sempre delle domande molto semplici. Che cosa c'è dietro la morte di Marco Biagi e D'Antona? Ciao Alessandro, secondo te? Ufficialmente le Brigate Rosse, le nuove Brigate Rosse, però sappiamo che dietro a queste operazioni ci sono sempre i segreti, quindi adesso io non ho approfondito nello specifico le morti di, me le ricordo ovviamente, mi ricordo i casi, ma non ho poi approfondito, però sicuramente c'è qualcosa d'altro, sicuramente non si semplicemente delle nuove Brigate Rosse che hanno colpito, anche perché questi gruppi sono sempre eterodiretti, quindi c'è sempre la mano dei servizi dietro, e probabilmente l'hanno fatto perché erano dei personaggi scomodi. Questo è. A proposito delle nuove Brigate Rosse, no, non mi ricordavo una cosa che in realtà avevo letto nel libro, no? Lo strano caso la strana morte del dottor Narducci. Tra l'altro mi piacerebbe invitare tutti e due gli autori, Cardinalini e Licciardi, perché in quel libro,
che è scritto molto bene, tra l'altro, si fa riferimento, e io non avevo collegato il fatto, si fa riferimento a Emanuele Petri, no? L'agente della Polfer che appunto fu ucciso in uno scontro a fuoco nel treno Roma-Firenze. E in quel libro però si racconta che anni prima questo Emanuele Petri avrebbe raccontato, no, di aver inseguito appunto una volta Narducci, ed era in provincia di Arezzo, questo sarebbe avvenuto, questo inseguimento. Non so, ecco, se Petri allora anni prima non era la Polfer, quindi era evidentemente forse alla polizia, quella diciamo tradizionale, o comunque sia, come dire, mettere insieme queste due cose, non lo so se è un accostamento esagerato oppure se le due cose possono essere collegate, cioè mostro di Firenze e poi la morte invece sul treno. Eh sì, io credo che siano collegate, questa cosa me la ricordavo, tra l'altro è uscita fuori anche nei commenti all'ultima puntata di Border Nights sul blog, che noi abbiamo postato il podcast e poi nei commenti qualcuno ha commentato proprio parlando del caso di Emanuele Petri. Quindi non so se ti è venuto in mente da lì, forse hai letto i Sì, può commenti darsi, o ti sì. era venuto in mente No, indipendentemente da quello. probabilmente avevo letto il commento, sì. Ecco. Sì, credo che le due cose siano collegate, anche perché comunque le due vicende, Brigate Rosse, o Nuove Brigate Rosse e Mostro di Firenze, hanno comunque un collegamento che sono sempre i servizi, lo Stato e i poteri di cui si parla sempre. Sentiamo che cosa ci racconta questa settimana il maestro di dietrologia. Allora, vediamo che argomento ha scelto per questa settimana. Salve a tutti, bentornati. Questa sera parleremo di scie chimiche. Ne parleremo in maniera anomala, attraverso un racconto di un fatto che mi è realmente accaduto. Un racconto simpatico che tratta l'argomento in maniera disincantata. Scie chimiche di primavera. Nessuno le vede a parte il maestro e un bambino piccino piccino. Questa mattina decido di tornare ai giardinetti Margherita per rilassarmi dopo una nottata di lavoro. C'è il sole, fa caldo, sembra di essere in giugno, di domenica, pare sia festa. I ragazzi giocano a calcio, le sbarbine divorano i loro iPhone e prendono il sole. Qualche vecchio marello si gode la primavera e le immancabili carrozzine piangenti solcano i prati. Anche una coppia di rumeni, con lui in canotta palestrato e lei appresso, vivono attimi di gioia preparando un brunch campestre a base di birre calde dal discount. Insomma, tutto fila liscio e da guardarlo pure il cielo sembra sereno ed accogliente. Sembra sereno ed io ingenuo mi siedo vicino alla fontanina rotta, quella sui sassoni che recintano un laghetto putrido, e me la godo con lo sguardo rivolto verso l'alto, contento del caldo e del sole. Stacco la mente, ci provo, ma seppur distratto la mia attenzione si focalizza su improvvise e persistenti scie dense a bassa quota, che sembrano partire da dietro i colli. Poi realizzo, mi giro con lo sguardo, sempre rivolto verso l'infinito, e noto altre scie, ma guardarle bene si intrecciano, e ad allora ruoto la testa a 360 gradi e mi accorgo che i reticolati sono formati da almeno 8 scie di condensa consecutive. Che strano, penso. Formano delle intersezioni perfette, quasi matematiche, ma la cosa buffa è la loro persistenza nell'aria. Durano troppo, misuro il tempo, ma rimangono sospese almeno mezz'ora, fino a dilatarsi, gonfiarsi e mescolarsi con le altre e formare una sorta di cupa foschia, un muro di gas che dopo mezz'ora oscura completamente il sole. Questo almeno nella zona dove stavo io. Ma la cosa grottesca è che nessuno se ne accorge. Guardo la gente indaffarata nelle proprie vite, tutti con lo sguardo rivolto verso il basso a cercare formiche rosse. Ad un certo punto giunge a me un bambino, molto piccino.
con lo sguardo sveglio. Avrà avuto 4 anni. La mamma era intenta a relazionarsi con l'iPhone. Lui mi guarda, mi sorride e punta il dito verso il cielo, un po' come per condividere un'estraneità percettiva rispetto alla gente comune. Lui annuisce come per dire: io e te lo sappiamo, il cielo è cambiato, ma nessuno ci caga. Stringe un'assonante alleanza con me ed io, soddisfatto, pronuncio la fatidica frase, che sicuramente non avrà colto, ma mi piace pensare l'abbia almeno sentita: memento mori. Mi saluta e saluta un cielo oramai grigio e corrotto. Il cielo è sempre più blu. Un saluto da maestro di dietrologia. Ciao a tutti. Aria di rivoluzione, vous êtes gentil, sì. Allora, dal live, credo che sia il live per eccellenza questo di Battiato, insomma, più bel live di questo e non l'ho mai sentito. Stefania, che è una appassionata di Battiato, non so se sei d'accordo. Sì, beh, io poi adoro Battiato, adoro tutti i periodi di Battiato, quello sperimentale, quello più pop, tutti, veramente. E questo è tra quelli, è ancora tra i periodi sperimentali, infatti è una delle meno conosciute.
dovrebbe essere del 73, dall'album Sulle corde di Aries, se non ricordo male. Poi vabbè, questo è un live, quindi è un'altra cosa, sì. Sì, fine degli anni 80, no, in quel live ci sono delle sonorità e anche delle sue interpretazioni che sono molto belle. Ad esempio, c'è cioè, Ti vengo a cercare, che credo, secondo me, la più bella live in quel disco lì. E qui, insomma, la canta quasi come un mantra, anche questa, che poi il testo è molto breve, però prolungato in quel modo. E poi credo che anche nelle sue composizioni nulla sia lì per caso. Vediamo un po'. Allora, no, stavo leggendo che cosa è accaduto questa sera, se c'è qualche cosa da sottolineare. Vediamo un po', fammi vedere. No, questa è curiosa. La polizia di New York dice: basta spiare i musulmani. Ecco, questo è abbastanza curioso, no? Che nel paese dello spionaggio per eccellenza, dice che la polizia di New York abbandona il programma segreto di spionaggio dei musulmani, che prevedeva agenti in borghese nelle aree abitate da islamici per spiare conversazioni e raccogliere informazioni. È una prima svolta impressa dal nuovo commissario capo del New York Police Department, nominato dal sindaco Bill de Blasio, e di un segno di rottura rispetto ad alcune controversie pratiche di intelligence adottate dai suoi predecessori sull'onda del dopo 11 settembre. Insomma, si fa credere alla gente che uno giorno l'altro dice che non ci spiano più, non lo facciamo più. Allora, bene, poi mi pare che oggi, ecco, cose... No, ma poi comunque se lo fanno per il nostro bene, sempre tutto per il nostro bene, quindi... Ah sì. Come la vedi la storia di Berlusconi, no, che deve andare dagli anziani, è stata tramutata, no, la condanna a un anno in questa servizio sociale in una casa di anziani? Come la vedo? Non lo so come la vedo, in realtà, nel senso che ho sentito la notizia, ma non è che mi sono fatta un'idea particolare, insomma. E poi no, quando nei giorni scorsi si è parlato... Cioè, poi c'era anche tutta la vicenda di Dell'Utri, scappato. Ti stavo per fare chiarire proprio questo, no? Che Dell'Utri se ne è parlato molto, il tentativo di fuga, che poi è stato arrestato. E qui sono le classiche persone, no? Evidentemente qualcuno è stato fin qui, anche lui, fino a un certo punto, no? Diciamo, protetto dalle condanne, sia poi da un certo tipo di sistema. Adesso invece si è deciso di darlo in pasto anche lui, sembra. Infatti sembrerebbe questa la via. Tra l'altro è da anni ormai che la fazione, diciamo, di Berlusconi è la fazione perdente, anche se non del tutto, perché comunque Berlusconi adesso, a parte questa cosa dei servizi sociali, ma è sempre lì, quindi perdente fino ad un certo punto. Però comunque sembra che il potere l'abbiano preso altri. E poi c'è questa notizia che arriva dalla Grecia: due militanti del partito neonazista greco Alba Dorata condannati da un tribunale all'ergastolo per la morte di un ragazzo pakistano. E qui, quando si parla di Alba Dorata, insomma... Alba Dorata, Golden Dawn. Sì. Infatti io non credo che sia casuale il nome che è stato scelto per questo partito. Di certo i militanti non lo sanno, ma come sempre abbiamo detto, quelli che stanno ai gradi bassi o comunque le persone comuni non le sanno queste cose, però i loro capi forse qualcosina sanno. Salve redazione, sono Alessandro da Milano. Ma chi mi dice che anche voi non fate parte di un potere occulto, loggia potente, circolo di esaltati, allo scopo di dissimulare e confondere ancora di più il già persistente caos di idee e supposizioni che c'è in giro? Vi ascolto, ma non mi fido. La verità assoluta non esiste, anche perché nessuno ha detto che esiste una verità assoluta. Anzi, noi diciamo qui che è il contrario alla fine, no? Nel senso che ognuno di noi, scegliendosi il suo destino, si sceglie anche la sua verità. Allora, mi era caduta la linea. Sì. Comunque sì, ho sentito la mail, dovevi mettere la sigla alla domanda stronza. È vero. Che poi era arrivato. No, vabbè, ma questa, diciamo che
è più che una domanda, una considerazione che fa questo ascoltatore. Ma come spesso già è capitato, perché considerazioni come questa ne hanno dette tante, e anche tu stesso, proprio all'interno della rubrica della domanda stronza, l'hai lette qualche volta, magari non proprio con queste parole, però insomma supera sempre quello. Oh, salutiamo anche Anna, che ci ha mandato la segnalazione del brano dei Pink Floyd. Cara Anna, magari questo ce lo giochiamo la settimana prossima. Un brano scritto nel 1987. Sono molto curioso, anzi lo conosco, quindi sono molto contento magari di ascoltarlo. Ce lo annotiamo, lo sentiamo. No, è arrivata una domanda semistronza, mi pare, però non la ritrovo. Semistronza, sì, non la ritrovo, anche perché c'è questo fatto che, visto, ce le mandano un po' da tutte le parti e dopo è difficile ritrovarle. Era arrivata da qualche parte, la ritroveremo. Volevo, se lui è d'accordo, però, perché ce l'ha chiesto, mi pare, quando abbiamo detto vuole intervenire qualcuno, fateci compagnia stasera, io vorrei sapere, Stefania, tu cosa ne pensi di Stefano, che vediamo se ci riusciamo a collegare. Sentiamo un po' se c'è. Abbiamo fretta per stasera, ma vediamo un po' adesso. Ma sempre lui, ma secondo me tu sei d'accordo con lui. Con lui, lo fai, sì, sempre, sì, intervenire. Vediamo se è rimasto qua perché voleva intervenire, ma mi sa che non... Ci ha scritto qualcosa, ma... Eccolo, Stefano. Eccolo. Stefano e Stefania, senti che bel gioco stasera. Stefano? Ci sono. Allora... aspetta un secondo che spengo la radio. Sì, No, volevo... Bene. Ciao. Ci dici una delle tue ci dici un tuo pensiero al volo, quello che ti pare, e poi voglio sentire Stefania, ecco, se la pensa come Paolo o no. Dici quello che vuoi, Stefano. Ma sono capito a fagiolo, nel senso che stasera ho ascoltato la puntata. Innanzitutto. E niente, mentre il tipo che c'era adesso, mi scappa il nome, il, sì, regista Agosti, sì, io praticamente sono quello che lui pensa che non ci sia in Italia, non so come dire. Io ho mollato il lavoro, ho smesso di lavorare per gli altri, mi sono tirato in campagna, produco quello che mangio. Il mio obiettivo è risparmiare tutto quello che posso, e ogni giorno trovo un modo nuovo per invento qualcosa di nuovo per risparmiare ancora di più. Ok, quindi è lo stile di vita che già, diciamo, tu hai già messo in pratica. Allora, sentiamo Stefania se ascoltando i precedenti tuoi interventi e questo intervento, sentiamo che cosa ne pensa, se la pensa come Paolo o no. Beh, devo dire che dopo questa cosa che ha detto sul lavoro e sullo stile di vita, l'ho rivalutato. Diciamo che l'ho rivalutato, perché anch'io avevo un po' l'idea che lo facesse apposta per disturbare. No, okay. Scusa, ho interrotto, non mi permetto più. Ah, no, ma no, non importa, tanto insomma, okay. Non è che stavo dicendo. No, poi ho letto anche la tua mail che hai scritto, che hai mandato anche all'indirizzo del blog. Sì. Boh, non lo so, poi tutto può essere, perché ad esempio anche il maestro di dietrologia, proprio lui, di cui adesso da un po' di settimane sentiamo le pillole, all'inizio noi pensavamo che fosse un disturbatore, perché effettivamente ci aveva combinato dei bei degli scherzetti, niente male, diciamo, all'inizio. E poi però l'abbiamo conosciuto anche di persona, quindi abbiamo capito che invece era a posto, ed è tuttora uno di quelli che da anni ormai, credo sia da 5 anni che segue il podcast e continua a seguirlo, mentre invece ci sono altri personaggi di cui non facciamo i nomi, che all'inizio ti promettono amore eterno, ti dicono che sei, quanto sei bravo, mi hai cambiato la vita con le cose che fai, eccetera eccetera, e poi invece alla prima delusione, fra virgolette, ti mollano, come è già successo sia sul blog che anche
su vari episodi di Borderlands, mentre invece lui, che all'inizio sembrava un disturbatore, poi si è rivelato una persona in gamba con cui tuttora certo. siamo in contatto. Quindi, boh, magari è il caso anche di questo Stefano. È probabile, secondo me. È probabile. Sì. No, non so, a me un'altra cosa che volevo fare una considerazione sempre sul tipo di prima è che diceva che insomma è impossibile che tutti cambino, eccetera, eccetera. Secondo me, se uno la pensa così, parte male, perché ognuno deve cambiare se stesso. Un'altra cosa che ha detto, che augura il male al padrone del mondo. Cioè, io mi sono reso conto che se anche quando si parla di Berlusconi, è bene e il male, comunque gli dai una forza. Quando parli di volere del auguri del male al gruppo che oscuro che secondo me c'è, che ha in potere la terra, secondo me gli dai semplicemente una parte della tua energia. Chi se ne fotte? Cioè, io non so, io poi lo rapporto modestamente al mio stile di vita, però io mi guardo in mezzo alle mie fave adesso, i piselli, i miei orti sinergici, dove siete oscuri che non vi vedo? Chi se fotte? Non so come dire, no? Sì, su questo sono d'accordo, un po' quello che dicevamo prima dello specchio, no? Nel senso che esatto. infatti quando vedo nel nostro gruppo una persona in particolare, no? che esulta alle condanne, alle manette, eccetera, e credo che, ecco, che non fai altro, a parte che è una cosa che alla fine come dire, ti si potrebbe, no, ripercuotere, quantomeno è come se comunque quelle cose le stessi indirizzando in realtà verso te stesso, quindi bisogna stare effettivamente attenti poi anche ai sentimenti. Ma assolutamente, ma perché sai, secondo me è il giochino, che non mi ricordo che da chi l'avevo sentito, ne sento così tante, che diceva che è stata cambiata l'idea da libertà a moralità, che è una cosa diversa. Non so, io se vivo in un paese libero, se io mi faccio uno spinello, quello a fianco a me non ne ha voglia, okay, siamo ok tutti e due. La moralità invece, se uno non si fa lo spinello e quell'altro fuma, dice: ma perché lo fai? Lo sai che è illegale, ma abbi pazienza. E questo è un concetto, insomma, uno delle varie manipolazioni mentali mondiali che abbiamo avuto, partite dagli amici americani. Bene, stasera Stefano guadagna tante quotazioni e devo attenzione. Dire, sì, devo dire che dai ragione alla mia tesi, e quindi la mia chiaro. Tesi della prima ora è... Ma lì sai, ho fatto quel discorso sull'intuizione, che secondo me è importante da usare. Non sempre bisogna dargli retta, perché secondo me a volte bisogna verificare, però insomma il 99% funziona. Stefano, io ti ringrazio, e allora poi aspettiamo che torni Paolo, magari per un altro match. Ok, d'accordo. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie. Ciao Stefania, buonanotte ciao, anche ciao, a te, Stefano. A tutti gli ascoltatori. Ciao Fabio, ciao. Ciao, 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 ciao. Allora, bene, intanto ringraziamo Pasquale Auletta, che stasera ci ha dato una grossa mano nel riprenderci per i capelli, ci dà qualche minuto, e non esageriamo, anche perché insomma non è che dobbiamo fare la mattina, però neanche diciamo siamo con l'acqua alla gola, che altrimenti dovevamo aver già chiuso, però insomma questa sera Stefano, diciamo, effettivamente è stato in linea poi con quello che ha detto Silvano prima, mentre Cristina mi dava un consiglio per il raffreddore. Dice: ho vissuto i primi 30 anni della mia vita in una zona molto inquinata, avevo sempre il naso chiuso, asma e allergie. Un paio di medici mi diedero dei rimedi, alla fine ho trovato molto valida la radice di fior di loro essiccata. Dove la compri, poi ti diranno come usarla. Comunque io la facevo bollire un cucchiaino in due o tre dita d'acqua, poi bevevo quando intiepidiva, rimescolando un po', oppure c'è l'olio essenziale di eucalipto, quello che si può ingerire, 2-3 gocce in un dito d'acqua, buttare giù un paio di volte al giorno, gli effetti si sentono subito, vedrai come ti schioccano le orecchie e ci si libera. Se aggiungi all'eucalipto 1-2 gocce di olio essenziale di timo, ti rinforzi il sistema immunitario, il mix è forte, ma ci si abitua. Quando li prendo ho subito dei benefici, ho scongiurato varie volte l'influenza,
queste sono le mie impressioni personali. Vedi se ti piace qualcosa. Grazie. Cristina dice: già mi dispiace che stia arrivando l'estate, la trasmissione si interromperà. Buone e belle cose, grazie. Dai, ancora c'è un po' prima dell'interruzione. Bene, bene, bene. Intanto ti volevo chiedere, Stefania, se hai qualche notizia da Paolo, più recente di quella che abbiamo noi. Le ultime notizie le ho avute fino a un'ora fa circa. Stava lì in ospedale, in clinica. La situazione era grave, insomma. Lui adesso sta lì già da ieri. Ieri l'ha accompagnata a Napoli, che è stata trasferita in una clinica a Napoli. La situazione è molto grave. Lui sta lì a dormire proprio in clinica, nella stessa stanza, perché gli hanno dato un letto, visto che il letto comunque era libero. Non so che dire, perché no, immaginiamo. È una... cioè, purtroppo, come già comunque aveva detto anche la settimana scorsa, anche le settimane prima, la situazione sta andando sempre peggio, quindi ha scritto un bellissimo articolo, tra l'altro, tra le cose, sì, infatti, tra le cose sì. mi è piaciuta molto anche il ringraziamento che ha fatto a te, no? Perché ha scritto una cosa molto bella. Sì, in quella parte mi ha commosso, perché poi io correggo sempre i suoi articoli prima che lui li pubblichi, e mi ha commosso in generale tutta la parte dei ringraziamenti, perché forse è la parte più bella, comunque anche l'ultima parte, non solo quella dei ringraziamenti. E vabbè, sì, in particolare ovviamente quando sono arrivata alla frase che riguardava me, sì, direi che qualche lacrima è scesa. Sì, e anche all'inizio, insomma, quando racconta come aveva conosciuto Mariangela, no? E la particolarità poi di questa figura, ma mi ha colpito anche un'altra parte, quando dice, no, le persone magari stanno a leggere, no, prima di comprare una macchina, una cucina, no? Magari comprano le guide, vanno su internet, no? Cercano quale può essere il modello, quale può essere il modello che fa il caso loro, no? Quando si tratta della loro vita, di salvare una vita, di interrompere magari una malattia, mal trattino eccetera, in quel caso, no, non lo fanno, ed è veramente il colmo, no? Sì, questo purtroppo è il comportamento della maggior parte delle persone. La maggior parte delle persone fanno così. È il colmo se il mondo e la società e le persone fossero come dovrebbero essere, ma invece qui sembra che sia tutto il contrario. Sembra che la cosa importante, cioè la salute, il benessere, la felicità, anche felicità proprio interiore e spirituale, possiamo dire, non vengono tenute minimamente, la gente se ne frega. Mentre invece quando si tratta di comprare il nuovo smartphone alla moda, il nuovo modello di macchina super accessoriato, allora sì, allora la gente si informa. Però la felicità è secondaria, la felicità e la salute sono secondari, no? Eh sì. Questo è comunque una cosa di cui spesso abbiamo parlato, sia sul blog che anche voi qui a Border Nights ne avete parlato spesso, anche di questa cosa, del fatto che i veri valori, le vere cose importanti della vita, che essere felici, vengono eliminate dalla società, e la gente non ci pensa mai, però pensa invece alle cose più utili. Sì. E lì è appunto nel modo in cui appunto, no, ha narrato, ha descritto anche alcuni personaggi appunto che ruotano in questo mondo, come dire, lo spaccato è evidente, insomma, alla fine è quello lì, c'è poco da fare. Bene, io a questo punto vediamo un po' chi ci scrive ancora. E sempre no, niente. Volevo Stefano di nuovo. Sì, no, mi scriveva una cosa. Se ce l'hai, nessuno te la toglie più. Tra parentesi, la felicità.
se l'ha raggiunta, Eh sì, ovviamente è una però bella. ce l'hai da dentro, perché se la cerchi fuori, e non solo in un oggetto o in qualsiasi cosa, anche in una persona, non la puoi cercare in un'altra persona, la devi trovare dentro di te, poi casomai la puoi condividere con un'altra persona o con altre persone. Sì, ed è difficile poi a volte stare, ecco, no, non esteriorizzare appunto, no, questa felicità, ma sentirla dentro, la centratura, no? E a volte un po' per eventi esterni, un po' proprio per dei falsi obiettivi che sembrano tuoi ma che non sono tuoi. A volte anche la mente stessa, no? Arrivano immagini. Un bombardamento di immagini e di presunti ricordi a volte o presunte pulsioni che non hanno alcun senso ma che ti vengono a disturbare, non si sa da dove vengano. Ecco, in quei momenti ovviamente è difficile tenerla la centratura e questo penso sia umano e dopo però bisogna, ecco, poi riuscire, ecco, a riportare tutto almeno in una parvenza di equilibrio, no? Perché altrimenti poi dopo diventa sempre più difficile, anche se queste pulsioni a volte sembrano più forti di noi. Eh sì, infatti è così. Credo che tutti comunque abbiano vissuto sulla propria pelle questo che stai dicendo, chi più chi meno, insomma, tutti lo sappiamo. Stefania, io ti ringrazio tanto di essere stata con noi e tra l'altro qualche ascoltatore ce l'aveva chiesto, che stasera c'è stata questa causa di forza maggiore, magari l'avremmo fatto all'ultima puntata, in quella che sarà forse, non lo so adesso quello che sarà, si potrà essere una puntata pazza, che non sappiamo ovviamente quello che accadrà, però insomma magari ci ridiamo appuntamento sicuramente ancora, è stato molto piacevole stare in tua compagnia e quindi grazie e anche del modo in cui curi il blog di Paolo e non solo, ovviamente tutte le altre cose che poi bene o male tu segui, quindi grazie di essere stata con noi dopo avevamo fatto già quel collegamento, ti ricordi, dalla sala. Sì, dalla conferenza, dalla presentazione del libro di Paolo, sì, Esatto. da vicino Padova. Tra l'altro il senatore ci ha detto prima, no, ci ha dato, abbiamo appunto ridetto anche di questo convegno del 29 maggio al Senato. Ah, sì, ecco, sì, infatti non, io non, ovviamente prima non ho sentito perché stavo nell'altra trasmissione, però sì, ricordiamolo, c'è il post sul blog per chi fosse interessato. C'è stata già una piccola polemica nei commenti perché qualcuno ha detto: ah, ecco, ma allora fate le conferenze al Senato e com'è che questi convegni dovrebbero essere scomodi? E fate proprio al Senato. Sì, ma li facciamo al Senato perché è organizzato appunto da Bartolomeo Pepe, che è un senatore, ma come avrete anche sentito prima quando lui è intervenuto, è un senatore anomalo, cioè non è un politico come quelli che siamo abituati a conoscere, quindi lui ha voluto fare questa cosa per scuotere un po' le coscienze, diciamo. Eh sì, eh sì, eh sì. Quindi sarà interessante, vediamo se lì c'è la DSL, perché non è detto. Sì, si può fare una diretta Sì, streaming, sì. sì, sì. Non so di che giorno è il 29. Il 29 è giovedì, Giovedì. 29 maggio giovedì. Vabbè, vediamo quel che si può. L'orario hai detto? è la mattina, dalle 9:30 all'1. Vediamo un po' che cosa si può fare, bene, ma Poi comunque ci saranno le riprese, ci saranno le riprese. perché sia io che credo anche ci sia qualcuno che porta Bartolomeo che farà le riprese, e quindi insomma poi sarà disponibile anche il video. Però se riusciamo a fare anche una diretta streaming, vediamo quello che si può fare. Assolutamente. Grazie Stefania, buonanotte, grazie di essere stata con noi. Grazie a te, buonanotte, buonanotte a tutti. Bene, noi amici ci sentiamo martedì, scusate per chi ci ha seguito in diretta che c'è stata una mezz'ora di ritardo, false partenze, è successo di tutto, ma stasera veramente energie negative, l'assenza di Paolo, la sua situazione,
è andato un po' così, niente accade per caso, quindi c'era proprio la corrente contraria, si percepiva molto bene in quella mezz'ora che purtroppo non ci ha permesso di andare subito in onda. Abbiamo aperto anche la discussione, no, sulle possibili forme di finanziamento di Border Rights. Avete preso bene, un bel dibattito, e vedremo poi di tirare le somme. Border Rights e Web Radio webradionetwork.eu. Ci sentiamo martedì prossimo, la linea va di nuovo alla rete, a Web Radio Network. Ciao, buonanotte, ciao ciao. Vous.